Random Audiolibri presenta I morti viventi di George Romero e Daniel Kraus. Voce narrante Alessandro Concas. Atto 1. La nascita della morte. 2 settimane. Capitolo 1. John Doe. Assolvemi se puo. Nei primi mesi del XXI secolo, quando ancora non si erano verificati gli attacchi terroristici dell'11 settembre, ospedali, ricoveri e distretti di polizia degli Stati Uniti, tranne gli avamposti rurali privi di attrezzature informatiche, ricevettero l'ordine di collegarsi al centro di elaborazione dati Vital Statistics Data Collection, VSDC. Questo sistema passava istantaneamente tutte le informazioni inserite a un ramo dell'ufficio censimenti, noto come American Model of Lineage and Dimensions, AMLD. Spesso l'acronimo era interpretato come A Matter of Life and Death, una questione di vita o di morte, da chi all'epoca poteva permettersi di fare dell'umorismo nero. Quale che fosse l'evento, nascita o morte, veniva inserito da un medico, un'infermiera o un impiegato, che si limitava a cliccare su un link per caricare il dato nella VSDC. Il numero di protocollo VSDC di John Doe 129469875 fu riconosciuto 2 volte dal sistema, la notte in cui questo morì, il 23 ottobre. La prima fu inserito di routine dal St. Michael d'Arcangel, un ospedale cattolico di San Diego, California. La seconda, quella che rese il caso memorabile, avvenne 3 ore e mezza più tardi, dall'ufficio del medico legale della contea di San Diego. Fu registrato dai computer centrali della VSDC alle 22:36, ora del Pacifico, ma fu notato solo 48 ore più tardi, quando venne scoperto da una silenziosa e riservata impiegata dell'AMLD, di nome Etta Hoffman, che verificava la presenza di anomalie nei file più recenti. Hoffman stampò una copia cartacea del documento ed ebbe subito un presentimento sui sistemi da cui gli esseri umani erano arrivati a dipendere. A prescindere dal programma e dal carattere tipografico utilizzati dall'inseritore, il sistema VSDC effettuava automaticamente una conversione per amore di uniformità. Il file di John Doe fu sputato da una stampante della MLD in un carattere chiamato Simplified Arabic. Anni dopo il lancio della VSDC c'era stato un dibattimento in Senato per decidere se era appropriato che un'agenzia governativa adottasse un carattere chiamato Arabic. La maggioranza democratica sconfisse i repubblicani, che sostenevano il Franklin Gothic. Al momento della vittoria i democratici si erano abbandonati a compiaciute strizzatine d'occhio e pacche sulla schiena. Nessuno di coloro che sopravvissero le settimane dopo John Doe si ricordava di quella piccola vittoria. Era solo una delle innumerevoli scaramucce che da generazioni laceravano il paese. Nei successivi tempi bui, alcuni ex membri del Congresso si chiesero se, ascoltando meglio, avrebbero potuto sentire i tendini dell'America che si spezzavano, come le corde di un pianoforte, e se avrebbero potuto fare qualcosa per sanare le ferite prima che l'intero corpo politico andasse in pezzi. Migliaia di file simili al 129469875 furono ricevuti nei 3 giorni seguenti alla morte di John Doe. Etta Hoffman scoprì il file di John Doe mentre cercava di stabilire l'origine del fenomeno. Il sistema VSDC non organizzava gli inserimenti per data e ora. I programmatori originari non ritenevano che questa funzione sarebbe risultata utile. Hoffman e i suoi colleghi dovettero svolgere lunghe ricerche manuali e solo più tardi, confrontando ciò che avevano trovato inserito in un faldone dal titolo Origine, l'ora stampata sul file di John Doe indicò che precedeva tutti gli altri. Hoffman non era sicura al 100%, ma a un certo punto anche lei dovette interrompere la ricerca. C'erano problemi più urgenti. Alla fine della terza notte successiva alla morte di John Doe, solo 2 uomini e 2 donne erano ancora nell'ufficio di Washington della MLD. I 4 avevano unito le scrivanie e cliccavano, prendevano appunti e registravano, lavorando a turno. Nessuno era più instancabile o dava prova di maggior compostezza di Etta Hoffman. Hoffman era sempre stata una nota stonata alla MLD. Tutti gli statistici costretti a lavorare con lei erano convinti che la sua vita privata, come quella professionale, fosse costellata di relazioni tristi e vacue.
Al contrario di lei, gli altri tre avevano buoni motivi per fermarsi. Gli ultimi anni di John Campbell erano stati traumatici. La morte di un figlio, un divorzio indesiderato e non gli era rimasto nessuno da cui rifugiarsi. Terry McAllister aveva iniziato a lavorare per il governo coltivando il sogno di salvare il mondo, ma non sarebbe andato da nessuna parte. Elizabeth O'Toole aveva un marito che temeva, soprattutto nei periodi di stress, e la speranza che quell'evento si rivelasse la sua via di fuga la teneva incollata alla sedia. Inoltre, Terry McAllister ed Elizabeth O'Toole erano innamorati. Etta Hoffman l'aveva capito poco prima della crisi e non se ne capacitava. Entrambi erano sposati. Questo Hoffman lo comprendeva bene. Il matrimonio aveva a che vedere con documenti legali, proprietà condivise e dichiarazioni dei redditi unificate. L'amore e il desiderio, invece, erano sempre stati per lei enigmi incomprensibili che rendevano imprevedibile chi se ne ammalava. Hoffman aveva paura di Terry McAllister ed Elizabeth O'Toole e se ne teneva alla larga. Ma perché Etta Hoffman era lì? Gli altri potevano solo tirare a indovinare. Qualcuno alla MLD, confuso della sua freddezza, la riteneva stupida. Chi sapeva dell'enorme quantità di lavoro che svolgeva sospettava che fosse autistica. Altri pensavano semplicemente che fosse un'isterica, anche se questo giudizio maschilista era a sua volta sospetto. A parte il nome e il bagno che usava, non c'erano molte prove che Hoffman appartenesse effettivamente al genere femminile. Le sue forme e i suoi tratti non erano molto definiti e il suo abbigliamento cascante e unisex offriva pochi indizi. I pettegolezzi al distributore dell'acqua sostenevano che fosse trans, intersex o magari genderqueer. Uno stagista fresco di laurea in letteratura inglese una volta definì Etta Hoffman la poetessa, perché gli rammentava Emily Dickinson, pallida e seria, e scrutava nelle profondità di un computer come la Dickinson aveva scrutato dall'alto della sua cella di clausura. Forse Hoffman, imperscrutabile come la Dickinson, trovava nella monotonia quotidiana lo stesso tipo di nutrimento. Il soprannome servì a giustificare i modi distanti di Hoffman e le sue laconiche risposte. Queste erano prerogative della poetessa. Chi poteva sperare di comprendere la mente della poetessa? Era diventata il divertimento dell'ufficio, che aveva circondato di un'aura romantica quella collega androgina, vestita con la tuta, che inseriva dati senza gioia, bevendo acqua a temperatura ambiente e mangiando sandwich poco appetitosi, confezionati in quella che senza dubbio era la cucina più insipida del District of Columbia. Nei tre giorni successivi alla morte di John Doe, la poetessa si rivelò la migliore di tutti, impassibile quando gli altri crollavano, con gli occhi vivi e le dita agili quando le palpebre degli altri si chiudevano e le loro mani tremavano troppo per digitare. Hoffman, la persona meno intrigante che tutti loro avessero mai incontrato, stimolava gli altri tre, che mettevano la testa sotto l'acqua fredda e si davano schiaffetti sulle guance. Tenuti svegli dal mediocre caffè e dall'adrenalina, registravano quanto accadeva affinché i futuri abitanti trovassero le prove del grandioso, complicato, difettoso, ma a volte bellissimo, mondo che c'era prima del crollo. 48 ore più tardi, 5 giorni dopo il rapporto 129469875 di John Doe, John Campbell, Terry McAllister ed Elizabeth O'Toole concordavano che non rimaneva più nulla da fare. Benché il sistema di emergenza energetica della MLD tenesse il loro ufficio in perfetta efficienza, la rete WSDC stava collassando. I rapporti che ancora arrivavano erano poco più che grida di aiuto a cui non era possibile rispondere. John Campbell spense il suo computer e lo schermo nero gli rammentò il figlio e la moglie perduti. Andò a casa e si sparò un colpo in testa. Elizabeth O'Toole cominciò a fare ossessivamente flessioni e piegamenti per prepararsi a un futuro incerto. Terry McAllister, svaniti i suoi sogni di eroismo, aggiornò per l'ultima volta il suo registro di lavoro, scorse le solite voci e le solite cifre e poi lesse qualcosa che, se mai l'avesse trovato, poteva sembrare l'ultima battuta del condannato. Buon Halloween. Mancavano 3 giorni a quella vacanza di paura, 3 settimane al giorno del ringraziamento, 2 mesi a Natale. Milioni di biscotti, anziché essere distribuiti ai bambini per il consueto dolcetto scherzetto, sarebbero diventati razioni di emergenza per le persone troppo terrorizzate per uscire di casa.
Chi aveva preso il tacchino del ringraziamento in anticipo l'avrebbe custodito gelosamente invece di invitare i parenti a condividerlo. Migliaia di biglietti aerei, acquistati per tornare in famiglia a Natale, sarebbero rimasti ad ammuffire nelle cassette della posta. Terry McAllister ed Elizabeth O'Toole non spensero il loro computer come John Campbell. Il ronzio delle ventole era per loro come un respiro, fosse pure il faticoso ansimare dei letti di dolore di un ospizio. Prima di recarsi nell'appartamento di Terry McAllister a Georgetown, Elizabeth O'Toole propose a Etta Hoffman di andare con loro. Terry McAllister aveva detto a Elizabeth O'Toole di non preoccuparsi, ma Elizabeth O'Toole non voleva lasciare l'altra donna da sola. Terry McAllister aveva ragione. Hoffman fissò Elizabeth O'Toole come se la collega parlasse in vietnamita. Di fronte a quell'ultimo appello, la poetessa non mostrò più emozione di quando le porgevano un quadratino di torta alle feste di compleanno in ufficio. Mentre Terry McAllister ed Elizabeth O'Toole si preparavano a partire, udivano il sordo clic, clic, clic di Hoffman, che batteva sulla tastiera come un robot. Elizabeth O'Toole decise che l'etica del lavoro di Hoffman, fredda e tenace, le ricordava i freddi e tenaci aggressori di cui parlavano i rapporti che non davano l'ufficio. Forse Hoffman, già così simile a loro, era la persona perfetta per capire, elaborare e reagire alla loro minaccia. Il settimo giorno, nell'appartamento di Terry McAllister, Elizabeth O'Toole usò il cellulare, che aveva ancora una barra di segnale, per scrivere a suo cugino, prete a Indianapolis, e confessare i propri peccati. Aggiunse che insieme a una persona che amava e che non era suo marito, avrebbe tentato di lasciare Washington. Poiché aveva poco tempo e le rimaneva poca batteria, il testo era pieno di errori di battitura. Elizabeth O'Toole non stava guardando quando il telefono morì e non seppe mai se la sua confessione era stata inviata o se era uno dei tanti gemiti inascoltati alla fine del mondo. Mentre usciva con Terry McAllister dall'atrio insanguinato del palazzo su un marciapiede sporco di polvere da sparo, senza altro progetto che seguire il suo suggerimento di andare a nord, Elizabeth O'Toole rivedeva il suo ultimo messaggio ovunque guardasse. Le lettere come corvi che pugnalavano il cielo novembrino. Probabilmente non ci vedremo più, quindi assolvemi se puo, da dove sei, se è legale, xe, o cercto di fare xato, di contrazione, però non mi ricordo tutte le prole, e la cosa più terribile, che non ricordo quasi niente, come se non fossi mai successo. Come se tutta la vita che abbiamo vissuto fosse stata un sogno. Sfumature di grigio. Luisa Cocella stava dando la caccia con la forchetta ai fagioli bianchi del suo caldo gallego quando la vetrina del Fabis Spanish Palace esplose. In qualità di assistente medico legale di San Diego, Luisa era esperto di ogni tipo di ferite da vetro. Conosceva i solchi carnosi e profondi lasciati sulle guance dai parabrezza infrangibili, la ghiacciante eleganza dei tagli sui polsi eseguiti dai suicidi con un frammento di specchio. La vetrina di Fabis prometteva qualcosa di simile, con la sua tempesta di lame trasparenti che rifrangevano lo scintillio dei lampadari economici precipitandosi verso di lui come calabroni. Se avesse mangiato altrove, in un posto qualsiasi, Luis sarebbe stato assente al mondo. Impegnato a scorrere Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Snapchat e Reddit. Ma il caldo gallego richiedeva troppa attenzione e il suo telefono una volta tanto era stato messo da parte. Dapprima la sua assenza aveva provocato una sorta di panico. I suoi occhi continuavano a spostarsi dove avrebbe dovuto esserci il telefono, sulla tavola, e le sue dita fremevano dalla voglia di scorrere il display. Dopo 5 minuti, tuttavia, Luis si era calmato e aveva cominciato a trovare interessante la mancanza di stimoli sensoriali. La musica mariachi diffusa nel locale era terminata. Il personale non l'aveva fatta ripartire e al suo posto c'erano i rumori della vita reale. Piedi strascicati, persone che sospiravano, ridevano o semplicemente respiravano. Quando mangiava da solo, Luis si sedeva accanto alla cucina. Gli piaceva scorrere lo schermo del cellulare, mettere like, commentare e postare con il rassicurante sfrigolio dei fornelli in sottofondo.
e quando faceva un'osservazione in spagnolo, il personale ispanico latino si trasformava. La cameriera rilassava il collo e le anche, i cuochi sorridevano in un modo che gli faceva pensare: «Ah, adesso mi arrivano le cose buone!» E questo lo riscaldava quanto una terrina di caldo gallego. Era la lingua a mettere in relazione le persone, si disse, chiedendosi se l'amato telefono non fosse in realtà controproducente. Per tutte queste ragioni, Luis era troppo lontano dalla vetrina per rimanere ferito dall'esplosione. Si coprì comunque la faccia e si alzò dalla sedia. Un istinto corretto. Accompagnato dall'assordante schianto ci fu il ruggito di un colpo di arma da fuoco. Erano le 17:54. Ancora presto per Fabis al giovedì e gli altri clienti erano protetti dagli alti separé. Nessuno nel ristorante era rimasto ferito. Luis lo capì immediatamente. Viveva a San Diego da abbastanza tempo e nel corso del suo lavoro aveva estratto abbastanza pallottole per sapere che solo di rado un colpo non era seguito da parecchi altri. Si rannicchiò sotto il tavolo, gli occhi fissi sulle bustine di zucchero usate per stabilizzare la gamba più corta, e sentì una raffica seguita dal grido di un uomo. Ci fu una pausa, prima del fuoco di risposta della polizia, come lo scoppiettare delle bolle di un imballaggio. Troppi colpi perché Luis potesse contarli. Sentì uno schianto umido, l'urto delle cromature di una vettura che si scontrava con un'altra, e poi basta. Luis rimase accanto alle bustine di zucchero. Quanto, non lo sapeva. Il tempo assumeva un carattere diverso quando la vita era in pericolo. I secondi erano scanditi come piccole ferite di coltello nella sua carne. Alla fine si alzò e si precipitò verso la porta di Fabis, con i vetri che scricchiolavano sotto i talloni, e si tuffò nei tranquilli rumori di un fresco, violaceo tramonto californiano. Aprì la macchina e prese la valigetta del pronto soccorso. Aveva sentito un uomo gridare e quell'uomo poteva essere ancora vivo. Luis corse lungo la fila di auto posteggiate finché raggiunse il Mission Bay Drive e il classico scenario post-sparatoria di gomma bruciata sull'asfalto, nuvole di gas di scarico tinte di rosso e di blu dalle luci della polizia, un improvviso ingorgo tra i semafori allegramente ignari della violenza. Forse era per la cena senza telefono, ma la prima cosa che Luis notò fu la completa mancanza di reazioni da parte dei pedoni. Una sparatoria aveva sconvolto la zona solo pochi minuti prima. Almeno una macchina era stata colpita, eppure la gente era già tornata ai suoi dispositivi, preferendo le pillole di informazione che poteva controllare muovendo il pollice. Alcuni scattavano foto alle molte auto della polizia, altri le usavano come sfondo dei selfie, e poi caricavano le foto immediatamente, come Luisa aveva fatto con molte delle sue, prove di esistenza incorniciate da didascalie. Arrivando sulla strada, Luis vide l'auto dell'aggressore, un vecchio furgone con la targa messicana e il paraurti anteriore incastrato nella fiancata di una station wagon. La portiera del passeggero del furgone era spalancata e c'era un uomo appollaiato sul sedile. Luis sapeva riconoscere un morto a prima vista. Il calcio di un Uzi arrugginito era appoggiato su un petto nero di sangue, eppure il cadavere restava aggrappato al caricatore, come se non volesse rinunciare all'atteggiamento che aveva quando era ancora in vita. I pedoni avevano i loro dispositivi, lo sparatore il suo Uzi. Luis si chiese perché, quella sera, le due cose gli sembravano tanto simili. C'era movimento nell'abitacolo, ma gli uomini in bianco e nero avevano circondato il furgone e gli agenti tenevano le armi puntate da dietro le auto del San Diego Police Department. Luis scacciò dai suoi pensieri quel confronto e fece scorrere lo sguardo da un marciapiede all'altro, in cerca di qualcuno che non stesse fissando il cellulare. Le sirene delle ambulanze si erano fatte più forti quando trovò quello che cercava. Si infilò rapidamente nell'ombra di un sottopassaggio, dove un uomo giaceva rannicchiato in mezzo alla sporcizia e al baluginio delle confezioni argentate di merendine e delle bottiglie rotte. L'uomo aveva poco più di 60 anni e dai vestiti fradici e dall'odore aspro Luis giudicò che fosse un senzatetto, anche se di sicuro non viveva in strada da molto tempo. Aveva le spalle e la schiena squadrate, cosa che i miserabili di vecchia data conservano di rado. Sotto la barba incolta c'erano labbra che, anziché coprire delle gengive, si chiudevano su una chiostra di denti completa. Perfino i capelli troppo lunghi conservavano tracce di pettine.
ma il dettaglio più rivelatore erano i suoi vestiti sgualciti. Un abito di sartoria, scarpe di cuoio e una camicia elegante, con tanto di gemello superstite. Quell'uomo, pensò Luis, un tempo era stato ricco. Aveva avuto tutto quello che l'America poteva offrire. Luis era ben lungi dal provare la serenità di quando lavorava nel suo laboratorio, mentre posava la valigetta e afferrava l'uomo per i polsi, muovendogli le membra per capire meglio la situazione nel suo complesso. Notò 4 fori di pallottole, tutti sul lato destro del corpo. Uno nella parte alta della coscia, uno nel ventre, uno in basso sulla spalla e il quarto sul collo. Scostò il colletto della camicia e premette le dita sul sangue scivoloso per sentire il polso. Dalla temperatura del corpo capì che poteva essere troppo tardi. Guardò l'orologio. Erano le 18:07. In base alla temperatura del cadavere, la morte probabilmente si era verificata da un paio di minuti. Se Luis avesse dovuto compilare i moduli standard, avrebbe indicato come ora presunta del decesso le 18:05. I minuti che Luis aveva perso nascosto sotto il tavolo. Un detective si stava già avvicinando. Si presentò burberamente come Detective Walker. Aveva i capelli lisci e biondi dei principi delle fiabe e sembrava che non vedesse l'ora di andarsene quanto i pedoni e gli automobilisti. Abbaiò a un sottoposto di delimitare la zona, poi chiese il nome e i titoli di Luis, staccò un foglio da una cartelletta e tentò di metterglielo in mano. «Faccia la dichiarazione di morte!» «È sulla mia scena del crimine!» Luis guardò il modulo sentendo la rabbia montargli nelle viscere. In poche ore quell'uomo sarebbe diventato una notizia da una riga che la gente faceva scorrere senza la minima emozione sui siti dei giornali. Mostrò le mani insanguinate. «Non posso ancora pronunciarmi!» Il detective Walker allungò un dito. «Lo vede quell'incrocio? Ho 3 ambulanze che stanno cercando di passare in quel casino!» Ora che arrivano, questo tizio sarà un pezzo di ghiaccio. Se me lo manda in ospedale, mi procura un'intera nottata di grattacapi, amico. Lo lasci qui, dove può fare del bene, eh? Queste non sono necessariamente ferite mortali. Se portiamo quest'uomo in ospedale, forse riusciremo a riportarlo in vita. Lo capisce l'inglese? Ho detto che siamo tra l'incudine e il martello. Tutte le macchine che vede sono piene di gente che cerca di arrivare a casa per ubriacarsi di televisione. Mi aiuti a venirne fuori. Speravo che le importasse qualcosa. Sono stati i suoi a uccidere quest'uomo. Luis si girò. Il tallone scivolò sul sangue che si coagulava. I miei? Il detective Walker era diretto nei suoi pregiudizi come sul lavoro. Proprio così, José! Sono stati dei banditi messicani a uccidere quest'uomo. Più tardi conteremo su di lei per dimostrarlo. Quindi si tolga quel succo di ciliegia dalle mani e compili questo cazzo di modulo. La rabbia nella pancia di Luis si condensò. Cosa vuol dire che contate su di me? Il detective si chinò su di lui. Aveva tratti rozzi come l'impronta di un pollice nella pasta di pane. Il colletto inamidato affondava nelle pieghe del collo, minacciando una bisezione. La saliva gli formava delle bollicine agli angoli della bocca. Se possiamo accusare questi delinquenti di omicidio, abbiamo la vittoria in pugno. Mi sta dicendo che vuole che quest'uomo muoia perché così vincereste in tribunale? Il detective Walker si strinse nelle spalle. Non ho detto questo. Non ho detto niente. Non ho detto una sola parola su un cazzo di senza tetto di cui nessuno sentirà la mancanza. I semplici strumenti che aveva nella valigetta di pronto soccorso non potevano salvare un uomo crivellato di pallottole. Ma Luis pensò che sarebbero bastati a mutilare quel poliziotto bastardo. Il laccio emostatico gli sarebbe stato benissimo intorno al collo. Le forbici piantate nella sua giugulare avrebbero aggiunto un tocco elegante. Luis controllò la propria rabbia. Era un grande esperto nell'ingoiare merda. Guardò a sinistra e vide le luci dell'ambulanza più vicina. Il capo di Luis, il medico legale di San Diego, Jefferson Talbot, era a un convegno a Las Vegas. Non c'era modo di passare la patata bollente. Luis era ormai invischiato in quel caso e doveva fare la cosa giusta, o subire da parte di JT conseguenze peggiori che dal detective Walker. Luis si alzò e accennò con la valigetta d'ambulanza in fondo all'isolato, sperando che un infermiere lo vedesse e accorresse. Si rivolse quindi a Walker, senza nascondere né il disgusto né la speranza.
Io credo che quest'uomo possa ancora essere salvato, se ci muoviamo. Posso fare a meno di lei, ma sarebbe più facile se lei collaborasse. Forza, lo prenda per le gambe. Portiamolo a quell'ambulanza, subito! Che ne dice? L'umanità era fatta di sfumature di grigio. Luis aveva imparato questa esasperante lezione sul lavoro. Bastardi induriti davano un senso alle loro giornate imparando a fare il massaggio cardiaco. Politici spregevoli estraevano bambini dai rottami delle macchine. Ex detenuti condannati per possesso di materiale pedopornografico salvavano persone da edifici in fiamme. Il detective Walker era come tutti gli altri, in fondo, a ben guardare, come Luisa Cocella. Il poliziotto diede la stura una serie di parolacce mentre posava la cartelletta e afferrava le caviglie sporche del senzatetto. Insieme, lui e Luis trasportarono di corsa l'uomo morto o moribondo sul marciapiede, finché due infermieri non andarono loro incontro con una barella. Luis non rimase sul posto, altre ambulanze stavano arrivando. Il suo lavoro lì era finito. Il che non voleva dire che il suo lavoro per quella sera fosse finito, tutt'altro. Se i sega ossa del St. Mike dichiaravano l'uomo morto, e probabilmente sarebbe stato così, Luis avrebbe dovuto eseguire l'esame legale. Ma non avrebbe permesso che questo gli rovinasse il viaggio alla Paz per vedere la famiglia nel fine settimana. Avrebbe fatto l'autopsia quella sera stessa, se ne sarebbe liberato. Tirò fuori il telefono e scrisse a Rosa per avvertirla. Non c'era niente da fare se non tornare all'obitorio e aspettare la chiamata. L'avrebbe fatta con Charlene, se lei ne aveva voglia, o da solo, se necessario. Un altro corpo da fare a pezzi, si disse. Un altro rapporto da inoltrare alla VSDC. Un altro John Doe. Questo è il luogo. La targa era appesa nel suo ufficio da tanto di quel tempo che Luisa avrebbe dovuto smettere di vederla. Non ricordava più quante volte una pausa a pranzo perfettamente dimenticabile, passata a scorrere post politici allarmisti, era stata rovinata dalla sua imperturbabile presenza. Lo faceva arrabbiare. Il testo della targa era più breve di molti aggiornamenti dei social media, ma poiché non poteva cancellarla con un click, era fissata alla parete sopra la porta, riusciva a riportare in servizio attivo i suoi occhi secchi dal lettore di newsfeed. Hic locus est ubi mors gaudet succurrere vitae. Il suo maggiore rimpianto da quando era assistente medico legale era che circa 6 mesi dopo aver cominciato quel lavoro aveva cercato la traduzione online. Adesso, a quanto pareva, era condannato a esserne ossessionato. Era proprio il tipo di frase aperta che odiava dai tempi della facoltà di medicina, congegnata appositamente per far impazzire chi la leggeva. Questo è il luogo in cui la morte gode nell'aiutare la vita. A livello superficiale lo capiva. I morti aiutavano i vivi offrendo i loro corpi per l'autopsia. Avrebbero dovuto fermarsi lì, staccare la targa dalla parete e buttarla nella spazzatura. Ma i morti in realtà non offrivano i loro corpi per aiutare noi. Eravamo noi a prenderglieli. Luis non poteva fare a meno di pensare ad altri americani presi per aiutare. Le donne come mogli di proprietà, i neri come schiavi, i disabili e deformi come giocattoli per i medici. L'idea che la morte godesse sembrava vera. Dava voce a un pensiero che Luis aveva sempre tenuto per sé. Ogni volta che apriva il torace di un cadavere, i vividi colori e tessuti sottostanti sembravano eccitati per il fatto di potersi finalmente mostrare. I coriandoli dei tendini sparsi da una sega per ossa, l'abbagliante lucentezza del sangue, l'ammiccare umido del cervello, i crisantemi in boccio delle ghiandole mammarie, i palloncini zoomorfi delle arterie cardiache, la borsa in pelle d'alta moda dello stomaco, la sorpresa dorata del pancreas. La sua mente razionale sapeva che quella non era una festa. Erano i primi rossori della rovina che stava per diffondersi. Erano le ultime 3 parole della targa che irritavano Luis in modo particolare. Era un modo di dire, no? Non i vivi, una banalità che perfino lui, facendo scorrere lo schermo nella pausa pranzo, avrebbe trascurato, ma la vita. Un termine che esprimeva attività, che rimandava a coloro che festeggiavano l'esistenza. Luis si chiedeva se lui, in quell'obitorio troppo buio, nella San Diego troppo luminosa,
poteva qualificarsi come vivo. La targa suggeriva un'eguaglianza fra morti e vivi, un rapporto che, se gestito a dovere, sarebbe sfociato nella trascendenza. Il telefono sulla scrivania squillò e Louise ne fu felice. Il pensiero circolare era inutile. Chiuse i suoi newsfeed, se si potevano definire news, le gif di animali, i tweet calunniosi, le cene fintamente modeste e le pubblicità per lo shopping, controllò l'ora e alzò la cornetta alle 20:22, come confermavano tutti i suoi dispositivi. La notizia era quella che si aspettava. La morte, una volta che diventava familiare, riservava poche sorprese. St. Michael d'Arcangel aveva dichiarato John Doe morto alle 19:18, indicando l'ora presunta del decesso alle 18:10. La fonte di questa dichiarazione, Louise lo venne a sapere dopo qualche domanda. Era un tirocinante. Un cazzo di tirocinante. Prima il detective Walker spinge John Doe verso la tomba come un rozzo usciere e poi il St. Mike affida un idiota foruncoloso, probabilmente in cerca di un modo per arricchire il suo curriculum vitae, la dichiarazione finale. Se John Doe non fosse stato un senza tetto, non sarebbe andata così. Louisa Cocella, almeno, avrebbe avuto una seconda possibilità di trattare John Doe come si doveva. Il cadavere era in viaggio per il loro infelice nuovo incontro. A essere onesto, Louise non vedeva l'ora. Avrebbe aperto John Doe dalla testa ai piedi se fosse servito a dimostrare che i colpi non erano mortali e che il suo decesso era colpa, almeno in parte, del detective Walker. Se fosse riuscito a mandare a fondo Walker e tutti gli stronzi dell'SDPD come lui, allora sì che si sarebbe sentito vivo. Chiamò Charlene Rukowski, la sua Dinier. Essendo una persona normale con una propria vita, lei non rispose. Lui allora le mandò un messaggio, andando dritto al sodo. Doveva affettare la vittima di una sparatoria. Bisognava farlo quella sera stessa e lei aveva tutto il diritto di ignorare il suo messaggio. Esitò prima di aggiungere una frase finale, perché conosceva Charlie meglio di chiunque altro, e se avesse usato un tono personale, lei avrebbe mollato tutto e sarebbe venuta. Louise odiava avere quel tipo di potere su una sottoposta. Ma non voleva nemmeno sezionare quel tizio da solo. Era stata una giornata d'inferno. Gli avevano quasi sparato, per Dio. Il messaggio diceva: St. Mike's ha affidato la dichiarazione a un cazzo di tirocinante. La risposta fu immediata. Bastardi. Arrivo in mezz'ora. La calda felicità che Louise provò fu sopraffatta da roventi fiammate di vergogna. Charlie conosceva gli stati d'animo di Louise perfino meglio di sua moglie e benché a lui facesse piacere quell'intimità, si sentiva in colpa ogni volta che la fomentava. La notte del 23 ottobre, la notte di John Doe, Louise Cocella aveva 40 anni ed era sposato da tempo con Rosa Delgado a Cocella. Si erano conosciuti quando lei aveva 16 anni, immigrata senza documenti dal Salvador, e lui era un 26enne di origini messicane che aveva acquisito la cittadinanza statunitense 5 anni prima. Benché avessero cominciato a uscire insieme solo 4 anni dopo, la differenza di età lo preoccupava, soprattutto quando pensava all'attrazione che aveva sentito per lei quando era un adolescente, illegale in vari sensi. A quei tempi Rosa era destinata a essere rimpatriata insieme alla madre, che per far arrivare la figlia negli States aveva dato a dei trafficanti di uomini tutto quello che aveva. Louise era orgoglioso di essere corso in loro aiuto, stile John Wayne. Le borse di studio e gli aiuti da parte della famiglia gli avevano permesso di laurearsi in medicina e aveva dei debiti da ripagare, anche se intendeva specializzarsi. Così aprì un piccolo studio vicino a Los Penasquitos, studiando di notte, lavorando come medico di base di giorno, soprattutto per ispanici, e vedendo Rosa tutte le volte che poteva. Rosa disse a sua madre che Luis era muy hombre, un simpatico, che da anni faceva del suo meglio per aiutare chi era senza documenti. Mamma Delgado aveva chiesto a Luis di spiegare agli agenti dell'ufficio rimpatri che Rosa era malata e non poteva viaggiare prima di essere guarita. Era un piano ridicolo, anche se Luis ammirava la faccia tosta della donna. Louise ricorse a ogni trucco per ritardare l'udienza per il rimpatrio. Con il tempo, a poco, arrivò alla conclusione che il modo migliore per salvare Rosa era sposarla. Rosa era bellissima. C'era anche questo. Ossa delicate, pelle di miele, occhi scuri.
diceva di amare Louise e lui non aveva motivo per dubitarne, al di là dell'ovvia protezione che le garantiva. Ma quegli occhi, lui non riuscì mai a penetrarli. E, ulteriore motivo di vergogna fra i tanti, giunse a preferire così. Rosa svolgeva nella sua vita il compito che ogni moglie dovrebbe svolgere. Gli portava il giusto capitale sociale e così via. Ma Rosa non poteva risolvere i suoi dilemmi professionali. Le sue prime esperienze nella chirurgia di base non erano state all'altezza delle sue speranze. A ogni delusione in sala operatoria, ciò che sperava di ricavare aiutando le persone si faceva più confuso. Anche per questo Louise non vedeva l'ora di trascorrere quel fine settimana alla Paz, con il fratello Manolo che adesso viveva a Bangor, Maine. Costretto a lavorare in uno studio legale che divorava le sue notti e i suoi fini settimana, Louise si era trovato costretto a chiedere consiglio al padre. Geronimo. L'uomo, che al momento delle nozze di Louise aveva 55 anni, sembrava averne 15 di più. 16 anni dopo non era cambiato nulla. Ma in qualche modo la sua cattiva salute l'aveva liberato dai pregiudizi del vecchio mondo, lasciandosi dietro un monaco dai baffi bianchi, che parlava schietto e dava risposte come bicchierini di tequila. Non gliene fregava niente se li bevevi o no. «È il lavoro più inutile del mondo», gli aveva spiegato Louise anni prima. «Se qualcuno cade per terra in strada e tu non riesci a salvarlo, papà, non è colpa tua. Ma io ho la formazione». Ho gli strumenti, ho l'assistenza necessaria. Ho passato tutta la vita a prepararmi, eppure continuano a morirmi sotto le mani. «Non sono loro che se ne vanno», disse suo padre. «È Dio che si riprende quando è il loro momento». «Un bambino di 5 anni, una bambina di 3, nell'ultimo mese, papà. Com'è possibile che fosse il loro momento?» «Il piano di Dio ci mette dei secoli per realizzarsi». «Siamo una formica su un filo d'erba, lo so, lo so». «Tu capisci il tuo rapporto con Dio. Fa che questo ti porti pace». «Forse lo capisco, ma non mi piace. Se questo è il Dio che conosco, preferisco non conoscerlo. Io dovrei poter dare la vita, papà. Anche quando le persone muoiono, se faccio il mio lavoro abbastanza bene, dovrei poterle riportare in vita». Non c'era più rabbia in Geronimo Acocella. Solo decisione. «Questo spetta a Dio». Conversazioni di questo tipo avevano spinto Louise alla specializzazione. Mentre faceva ancora il medico di base, seguì dei corsi serali. Con una resistenza prodigiosa che non sapeva di avere, riuscì a fare 4 anni di tirocinio, emergendone con una laurea in patologia. Man mano che il tempo passava, e con Rosa accanto, si trovò sempre più circondato da sostenitori latini il cui obiettivo era vederlo diventare il primo medico legale latino di San Diego. Si presentò. La vena competitiva che l'aveva fatto eccellere da studente lo spinse a lottare per il posto con tutte le sue forze. Quando risultò sconfitto, ne soffrì. Il vincitore fu Jefferson, J.T. Talbot, che Louise ne era convinto aveva avuto il sostegno automatico sia della comunità nera che di quella gay. Louise aveva i latini, naturalmente, ma non erano sufficienti. Il fatto di pensare al concorso in termini razziali, una gara tra etnie, lo faceva sentire una merda. Ma non poteva farci niente. L'America era segnata da confini invisibili intorno a cui si raccoglievano i gruppi etnici, sostenendosi a prescindere. J.T. era stato magnanimo. Louise chinò la testa e accettò il posto di assistente medico legale che gli veniva offerto. Quella di medico legale era una posizione accompagnata da stima, autorevolezza e deferenza. Quello di assistente medico legale era un lavoro. Invece dei vestiti eleganti di J.T., Louise aveva bisogno di camici, guanti di gomma e schermi di plastica perché le viscere non gli finissero in faccia. J.T. era il suo capo, ma Louise trovava impossibile considerarlo suo superiore in qualcosa. L'insoddisfazione covava sotto pelle, come se lui stesso si fosse aperto il torace e se la fosse infilata dentro. Era una coincidenza che anche il suo rapporto con Rosa si fosse deteriorato negli anni come per un'infezione cancerosa? Il cambiamento fisico di lei gli appariva un tradimento. La sua pelle di miele si era coperta di macchie. Aveva messo su peso. E molto. Quegli occhi scuri e profondi che un tempo sembravano nascondere segreti, ora non riuscivano a nascondere il suo puro e semplice desiderio di comodità e benessere.
furono gli anni peggiori della vita di Luis. Era anche lui un bastardo che dava la massima importanza all'aspetto fisico. Si diagnosticò una forma di depressione. Invece di curarsi, beveva. Il fatto che Rosa accettasse i suoi cambiamenti senza una parola non faceva che aumentare l'odio verso se stesso. Lei se l'era aspettato. Da sempre. Da quando si erano scambiati le promesse matrimoniali. Aveva previsto che lui si sarebbe allontanato da lei, se ne sarebbe andato, come tutti i mariti che aveva visto in vita sua. Luis non voleva ammettere che il suo matrimonio era una delle ragioni per cui aveva deciso così prontamente di passare la notte nella sua fredda macelleria. Tirò giù i piedi dalla scrivania, si alzò e diede un'altra occhiata alla targa. Questo è il luogo in cui la morte gode nell'aiutare la vita. Curioso. Tante volte si era soffermato sulle parole della frase latina e mai aveva prestato attenzione alle prime quattro. Questo è il luogo. C'era qualcosa di profetico in quella frase, come se quel banale obitorio in un tranquillo quartiere di San Diego fosse lo scenario predestinato a un evento miracoloso spaventoso. Fuori una portiera sbatté. O era Charlie che arrivava da Gaslamp o era il cadavere che arrivava dal St. Mike. La viva e il morto facevano lo stesso rumore, se non si prestava troppa attenzione. È la rima imperfetta che ti colpisce. Luis prese i guanti di lattice blu dal distributore di cartone. Un cazzo di tirocinante! Tu stai sempre a lamentarti, disse Charlie. Non lo nego. Non lo neghi? Ti piace? Sì, è vero. Puntò il dito. Bisturi, per favore, dinner. Tintinnio di oggetti affilati che cadevano su un vassoio di metallo. Lamentarsi fa salire la pressione a Coachella. Provoca insonnia. Il mio parere di medico è che devi trovarti un altro hobby. Dissento. Se ti piace, mettiamo il caviale, il foie gras, lo Chateau Latour. Te li godi una, due, magari tre volte l'anno. Una bistecca perfetta, un cubano arrotolato a mano sulla coscia nuda di una donna, perfino il sesso. Sono tutte cose troppo rare. Il segreto per condurre la vita più soddisfacente possibile è trovare piacere in qualcosa in cui si possa indulgere tutti i giorni. E cosa potrebbe essere, Diner? I tuoi affascinanti seminari? Buona risposta. Ma eccone una migliore. Ogni giorno ci sono centinaia di occasioni in cui il nostro umore finisce a terra, sicché, se vogliamo ricavare il massimo della nostra vita, dobbiamo imparare a volgere queste occasioni a nostro vantaggio, a godere del fatto di non godere. E cos'è che ti stai non godendo adesso? Un tirocinante, un cazzo di tirocinante! Luis e Charlie stavano preparando la sala 1 per l'autopsia di John Doe. Era una stanza quadrata, dominata da 6 tavoli per le autopsie e circondata da postazioni operative. Tutto di acciaio inossidabile, che luccicava sotto i neon azzurrognoli. Charlie prese uno spray e lavò il primo tavolo, delicatamente, in modo da non provocare un aerosol di goccioline. Il liquido finì nel secchio di raccolta, collegato a un lavello biologico. Luis finì di regolare la bilancia per gli organi e cominciò a fare spazio in un armadio dove venivano essiccati frammenti dei vestiti dei casi di omicidio, da analizzare successivamente. Affilando la propria rabbia con frecciatine umoristiche rivolte al detective Walker e ai porci razzisti di cui era il rappresentante, alleviò la pressione. Charlie aiutava la catarsi afferrando le frecciate al volo e ribattendo a tono. Recitavano entrambi e lo sapevano, ma Luis non avrebbe rinunciato per nulla al mondo al suo ruolo. Come diceva la scritta sulla porta del suo studio, questa era la vita, che continuava a ronzare in un luogo di cui avrebbe dovuto essersi allontanata per sempre. Luis guardava Charlie con affetto. L'aveva giudicata male quando si erano conosciuti 2 anni prima. Una mezza baldracca, aveva pensato. Charlene Rutkowski, nata nel Bronx, con una massa di capelli biondi in stile country western e la giusta dose di spavalderia. Era fuori posto in un obitorio quanto un cadavere al Grand Hall Opry. Una contraddizione che sembrava divertirla. Quando non era nella sala delle autopsie, indossava vestiti a disegni vivaci che lasciavano vedere il seno e le cosce. I camici erano obbligatori lì dentro, ma Charlie era una maga con quei sacchi verdi informi che su di lei non sembravano affatto informi.
Parte della loro routine consisteva nel mescolare battute sconce, verboten nella maggior parte dei posti di lavoro, ma piuttosto comuni nelle professioni associate alla morte, con le direttive semiserie tra boss e sottoposta, punteggiate dal titolo di Dinner, l'assistente a cui spettava pulire e preparare i cadaveri, maneggiare gli strumenti e aiutare nelle registrazioni, con cui Luis si rivolgeva a Charlie. Lei si divertiva a ripetergli la parola con accento francese, Diane. Malgrado tutte le loro prese in giro, Luis sapeva a che punto fermarsi. Non aveva cuore di dirle che la parola in realtà era tedesca e significava servo al maschile. Non essere così duro con i tirocinanti. Lo siamo stati anche noi in passato. E il nostro tirocinio comprendeva lezioni su come tenere a freno l'entusiasmo giovanile. Abbiamo fatto molta strada da allora. Davvero? Vediamo. Charlene si toccò il mento con un dito coperto di lattice. Io sono meno felice, meno rispettata e meno pagata. Servo più tavoli. Mia madre mi ripeteva che se scopavo con chi aveva una buona posizione, avrei ottenuto una buona posizione anch'io. Mia madre mi diceva queste cose. La signora Mai Rukowski. Non ha funzionato, eh? Beh, guardati intorno. La strada che ho fatto è tutta in discesa. Questo è offensivo nei confronti del mio lavoro. Ah sì, il tuo laboratorio. Al venerdì sera. Mi sento una principessa. Passami un barattolo di formalina, per favore. Mia altezza. E magari potresti anche preparare le forbici. Dobbiamo dare la caccia a quattro pallottole. Capisci cosa sto dicendo? Passami questo, fammi quello. Gli uomini vogliono sempre stare di sopra. Anche per gli standard dell'obitorio era un'allusione volgare e limitò la sua risposta a un vago che fu gratificato dal broncio di Charlie. Aveva dichiarato ufficialmente che quando lei lo batteva con la sua dialettica, lui si rifugiava in un professionale. Adesso emetteva quel suono ogni volta che poteva. Ridacchiò, tirò fuori di tasca il telefono per controllare l'ora, nonché le notifiche delle notizie, e tentò di usare l'impronta digitale per attivarlo. Imprecò. Maledetto lattice. A Cocella, basta adesso. Fatti curare, drogato che non sei altro. Aveva la batteria scarica. Luis andò a un tavolo dove teneva un caricatore di riserva, attaccò il telefono e azzerò il volume. Drogato? Questo mi ricorda qualcosa. Si inginocchiò, aprì un cassetto pieno di cianfrusaglie e vi frugò dentro. Dico solo che noi due, quando eravamo semplici tirocinanti, non avremmo avuto la sfacciataggine di stilare una dichiarazione del genere. Stiamo parlando della vita di un uomo. Scostò il contenuto del cassetto con più energia. Quei colpi. Vedrai, voglio dire, sono quasi letali. La giugulare, l'ascellare, la femorale, forse un rene, ma... Come si dice? Mai dire gatto? Se non ce l'hai nel sacco, è la rima imperfetta che ti colpisce. Luis trovò il pacchetto schiacciato di Marlboro che cercava mentre studiava il sangue sull'abito stropicciato di John Doe. Tanto sangue, ma non tantissimo, se si considerava che aveva in corpo quattro pallottole. Il pacchetto diventò pesante come un'incudine. Era tutto inutile. L'eterna lotta del medico contro la morte? Quando si trovava a spaccare il cappello fra tanto sangue e tantissimo sangue, di sicuro sembrava inutile. Per quanto disprezzi il tuo telefono, lo preferisco alle sigarette. JT ti licenzierebbe se sapesse che fumi qui dentro. È solo... Dovevi vedere quest'uomo. Dovevi vedere l'abito di quest'uomo, Charlie. Sembrava uscito dall'armadio di JT. E i suoi capelli. Aveva dei bei capelli. E i gemelli. Era qualcuno. Non molto tempo fa, era qualcuno. Oh, e i qualcuno meritano un trattamento migliore, giusto? Ti butteresti a terra come una Madonna addolorata se si trattasse di un accattone tatuato con addosso una felpa di seconda mano regalatagli dai missionari? Mi offendi. Vuoi sapere cosa dice un costoso abito di sartoria a me, umile Denier? Mi dice delitto da colletti bianchi. Mi dice ecco un tizio che aveva pacchi di soldi, probabilmente era nel consiglio di amministrazione di qualche corporation, ed è stato beccato mentre cercava di fottere la persona sbagliata. Dai, Luis. Mi hai raccontato di quando giocavi nella polvere in Messico senza un centesimo in tasca. Io e le mie sorelle raccoglievamo aghi usati nel parco per conficcarli nelle nostre bambole. Questo è brutto, è ingiusto.
Ti stai commuovendo per le persone sbagliate. Se è così e questo tizio era un pezzo grosso, perché nessuno sa come si chiama? Charlie smise di frugare nei certificati di morte. Al St. Mike's non l'hanno scoperto? Nome, John. Cognome, Do. Charlie incrociò le braccia sul petto. Sai chi altro indossa un bel vestito? Chi? Un morto. Qualunque morto. In una bara. Louis tirò fuori una sigaretta stropicciata, se la infilò fra le labbra e poi si mise a cercare un accendino. Trovò una scatola di fiammiferi impolverata. Tentò di accenderne uno. Si spezzò in due. Tentò di accenderne un altro. La punta si staccò. Un terzo lasciò una traccia rossa sulla carta vetrata, ma non si accese. Cazzo! Un'ombra attenuò le forti luci sul soffitto. Charlie gli si era avvicinata. Si era già tolta i guanti e allungava le mani a coppa. Questa era l'altra Charlene Rutkowski, priva di ego e pronta a scusarsi quando capiva di aver urtato i sentimenti di qualcuno. Louis le cedette la scatola. Charlie staccò un fiammifero e con un grande cura premette la testa di fosforo sulla carta vetrata. Il fiammifero si accese. Lei protesse la fiamma e l'avvicinò alla sua sigaretta. Louis aspirò avidamente. La nicotina lo confuse e per un attimo Charlie si trasformò in due, tre Denier. Non gli piaceva questo. Charlie, e Charlie soltanto, meritava tutta la sua attenzione. Si alzò gemendo e con rimpianto infilò la sigaretta nel caffè del giorno prima. «Se non avessi avuto una valigetta così di merda...» «A Coachella!» Louis sospirò. «O se fossi ancora un medico! Un medico vero!» «Louis!» La tenerezza della sua voce era una carezza sulla guancia. Louis la guardò attraverso il fumo che sembrava una replica spettrale della cassa toracica che stavano per aprire. Non era solo il tono di Charlie a essere cambiato, ma anche il suo portamento. Era china in avanti e attenta, ogni traccia di sarcasmo sparita. Con gli sbuffi dell'impianto di aria condizionata e il ronzio dei frigoriferi, nell'obitorio non c'era mai silenzio, ma c'erano andati vicino. Entrambi si ripresero, gli occhi e le mani improvvisamente impegnati. «Cosa facciamo allora? Quando arriva il rigor?» Louis guardò un orologio inesistente. Il suo telefono adesso ne faceva le veci. «Da un momento all'altro.» Charlie si passò bruscamente il dorso della mano sotto al naso, come se volesse apparire sgradevole. Gli occhi le si erano arrossati, il che conferiva al suo solito mascara una sfumatura infernale. «Devo pisciare.» Louis annuì e guardò la Diner spostarsi nel laboratorio con una goffaggine da adolescente, il che gliela rese solo più amabile. Charlie non aveva idea di avergli appena fatto un regalo. Louise si sentiva pieno di energia per il fatto di aver suscitato il suo desiderio. Si sentiva degno della targa del suo studio. Vivo! Nello stesso tempo provava un impeto di affetto per Rosa. Non vedeva l'ora di infilarsi nel loro letto e di raccontarle tutti i dettagli della sua lunga giornata. Neanche le complicazioni interne del corpo umano, si disse, potevano competere con il formicolio delle emozioni. Le piccole imperfezioni che rendevano la vita così difficile da prevedere. Guardò la sigaretta nel caffè che si disintegrava come la sua vita se avesse fatto le scelte sbagliate in quel laboratorio. Era meglio cominciare con John Doe. Non c'erano problemi con i morti. I morti non avevano desideri, libidini, fame. E francamente Louis non vedeva l'ora di dedicarcisi. Chi è che ride per ultimo? La campanella delle consegne suonò alle 9:42, lo stesso ding-dong digitale del campanello del parrucchiere di Charlie, e lei provò lo stesso impulso di approfittare dell'occasione per guardarsi allo specchio. Si era sistemata il mascara come meglio poteva con la carta igienica del bagno, ma doveva esserle penetrato qualcosa nei pori. Aveva la pelle grigia, le orbite scure, come le facce che per 5 giorni alla settimana vedeva tirare fuori dai refrigeratori e sbucare dai sacchi. La voce di Louise rimbombò attraverso la porta del bagno. «Charlie, sono arrivati!» Si era ripresa in circostanze più difficili. Si pizzicò le guance, un trucco di sua madre. Gli occhi che avevano pianto sembravano meno arrossati, se anche le guance lo erano. Il dolore la rianimò come un sorso di whisky.
inghiottì le ultime calde lacrime di autocompatimento, indossò un sorriso determinato e si accinse a uscire. «Sono qui anch'io». Louise smise di passeggiare fra il terzo e il quarto tavolo operatorio. Aveva un'espressione seria ed esitante che non prometteva niente di buono per un intervento in piena notte. Charlie si odiò per averla provocata. «Ehi, posso cavarmela da solo. Perché non torni a casa? Sono stato uno stronzo a farti uscire così tardi». «No, resto qui». «Ho fatto la mia parte di commedia prima. Adesso dico sul serio, non ho bisogno di te». «Ma certo che hai bisogno di me, Acocella». Charlie prese un divaricatore e lo fece scattare verso di lui. «Solo che non lo sai ancora». Louise le scoccò un'occhiata dubbiosa, forse chiedendosi su quale parte di lui Charlie immaginasse di usare quel divaricatore. Poi si diresse verso la porta avvolgibile. Charlie aprì un armadietto e tirò fuori un certificato di morte e un rapporto di autopsia. Sul modulo era stampata una figura umana sulla quale avrebbe tracciato i tagli, indicando nei, macchie, tatuaggi, cicatrici, abrasioni e ferite. Una volta aveva dimenticato di segnalare che al deceduto mancava la punta delle dita, caduta per congelamento quando aveva recuperato un amico da un lago ghiacciato. Un dettaglio talmente significativo per i suoi familiari che si erano rifiutati di credere che Louise e Charlie avessero esaminato l'uomo giusto. Lamentele del genere arrivavano a JT e diventavano presto sgradevoli. Il rumore che Louise produceva volutamente posando coltelli, bisturi, mazza, sega e forbici sul vassoio copriva le conversazioni lontane dei paramedici del St. Mike's e copriva anche l'emozione di Charlie, che tirò fuori il suo PM40 coperto di adesivi, il miglior bisturi sul mercato, e lo appoggiò accanto a quello di Louise. Poi Charlie prese il resto dei loro PPE, i dispositivi di protezione personale, grembiuli di nylon, coprimaniche di plastica da polso al bicipite e visiere di cui avrebbero avuto bisogno se le cose si fossero complicate. Tutti gli indizi andavano in quella direzione. Charlie stava raccogliendo i folti capelli biondi in una retina quando Louise spinse la barella nella sala 1. Dagli squittii da orca della ruota anteriore sinistra, giudicò che il peso del deceduto fosse di 75-80 kg al massimo. Charlie prese la retina per capelli di Louise e gliela lanciò. Lui l'acchiappò al volo. «Niente galosce». «Protocollo». «Se devo andare in giro per un'ora con le galosce, mi metto a piangere». «Wow, occasione speciale. L'avessi saputo, mi sarei messa ai tacchi». Era un piacere immergersi nel lavoro. A quell'ora non c'erano medici giovani a svolgere il tirocinio, né studenti in visita davanti ai quali Louise e Charlene dovevano comportarsi da professionisti. Fare quello che dovevano fare con calma e armonia aveva su Charlie un effetto calmante. Premere i freni della barella, 4 scatti metallici. L'1-2-3 per spostare il corpo sul tavolo d'autopsia. Il fruscio del rotolo di carta asciugante blu che si svolgeva. Louise aveva un modo meticoloso di sistemare tutti gli elastici del suo PPE che ricordava il rituale di un giocatore di baseball al box di battuta. E naturalmente il lungo, lento ronzio della cerniera lampo che apriva il sacco di plastica bianca col cadavere. John Doe era nudo. Il suo abito, tagliato al St. Mike's, era in un pacco a parte. Louise e Charlie lo tirarono fuori dal sacco e lo spostarono sul tavolo di acciaio. La morte era troppo recente perché il corpo avesse già cominciato a puzzare. Cosa positiva. Quella negativa era che Charlie poteva sentire il calore del corpo attraverso i guanti. Odiava tagliare cadaveri ancora caldi. Pensava che qualsiasi persona sana odiasse farlo. La carne morta doveva essere fredda e marmorea, non indistinguibile da quella viva. Alzò un braccio sopra la testa per consentire alla Pentax di scattare foto con angolatura frontale, destra e sinistra. Louise era al suo fianco e controllava i braccialetti ospedalieri di John Doe. Ma il lavoro, adesso che era cominciato davvero, le consentiva di pensare a lui con maggior distacco. Non aveva mai conosciuto nessuno come Louise. Questo era vero. Ma era colpa sua. Non era forse la conseguenza delle situazioni in cui si era messa e delle persone che si trovavano in quelle situazioni?
Charlie non riusciva a pensare a nessun altro uomo, a parte Luisa Cocella, che non l'avesse mai messa a disagio. Questa esperienza risaliva addirittura all'asilo e arrivava la pausa caffè di quella mattina. Era stata una di quelle adolescenti che ricevevano note perché mostravano il dito medio ai ragazzi che le fischiavano dietro e si mettevano a urlare contro i padri delle amiche che guardavano le loro tette. Erano giorni emozionanti, in cui gridava con le amiche da macchine con i finestrini abbassati, un po' eccitata, un po' terrorizzata ed elettrizzata dalla propria vulnerabilità, con l'impressione continua di scendere a precipizio da una collina molto ripida. Tutto questo, però, era una resistenza preventiva contro le violazioni maschili. Essere innamorata del suo capo la faceva sentire una ragazzina stupida. Nello stesso tempo, ignorare le convenzioni della società sul modo giusto di comportarsi la riportava all'eccitazione della giovinezza, quando facendo la cosa sbagliata si sentiva decisamente viva. All'epoca pochi respingevano le sue avances e pochi le respingevano adesso, anche fra quelli sposati. Luis era diverso. Solo pensare al suo potenziale rifiuto era doloroso. Il corpo sul loro tavolo era un'ottima distrazione. John Doe doveva essere girato sulla pancia affinché la macchina fotografica potesse riprenderlo di schiena. Luis le diede una mano e Charlie osservò la delicatezza con cui afferrava la spalla e l'anca del cadavere. Le sembrò paterno, anche se si rendeva conto che stava cedendo ancora una volta alle sue emozioni. La gentilezza era solo un modo intelligente di fare il medico. Non si sapeva mai cosa aspettarsi dalla schiena di un deceduto. Ferite aperte, piaghe piene di vermi, aveva visto di tutto. Quella di John Doe, invece, aveva una perfezione infantile. Il tavolo d'autopsia era anche una bilancia. Esattamente come aveva stimato, John Doe pesava 78 kg. Charlie si abbandonò agli automatismi. Prese misure, fece radiografie, tracciò dei segni sul modulo del rapporto autoptico. Era come i lavori meccanici di quando era giovane. Fare la cameriera, passare lo straccio in un country club, azionare una macchina per soffiaggio in una fabbrica. Quando faceva quei lavori si era sentita morta come John Doe. Ricordava che una sera, esausta, aveva immaginato che tutti i presenti nella fabbrica fossero cadaveri, appoggiati alle macchine ronzanti in un grottesco tableau vivant. All'obitorio non aveva mai avuto quella sensazione. Le procedure erano di routine, ma essenziali. Luis sapeva cosa c'era in gioco nel suo lavoro. Era quello che Charlie desiderava quando aveva scioccato sua madre, annunciandole che lei, la ragazza che perfino la madre chiamava la bomba del Bronx, sarebbe tornata a studiare medicina. E soltanto di fronte all'area di compatimento di Mayer Rukowski, alla sua totale sfiducia nell'intelligenza o nella determinazione di Charlie, aveva capito di fare sul serio. Il fatto di svolgere un lavoro davvero importante doveva essere la base dei suoi sentimenti per Luis. La teoria era abbastanza sensata perché lei si decidesse di accettarla. C'era però un aspetto del suo lavoro che la preoccupava. Non ne parlava. Esprimerlo significava rischiare che diventasse una vera e propria nevrosi. Charlie sapeva che anche per questo dipendeva dalla presenza di Luis. Charlene Rukowski, diner professionista, tatuata e padrona del proprio destino, aveva ancora paura di trovarsi da sola con un cadavere. Faceva tutto il possibile per evitarlo, piccole cose che gli altri non notavano. Rispettava rigorosamente gli orari in modo che all'obitorio ci fossero sempre altre persone quando lei era a lavoro. Pianificava i viaggi nel frigorifero in modo che ci fosse già qualcuno. Se questo risultava impossibile, apriva la porta al massimo, perché ci mettesse qualche secondo in più a chiudersi, e intanto parlava tra sé di sciocchezze. Trasmissioni TV, ricordi dei suoi animali, mentre tirava fuori il cadavere dallo scaffale e lo faceva scorrere verso la porta con negligente rapidità. La paura che le si coagulava nel petto e diventava la gelida certezza che la porta non si sarebbe aperta. Quella paura era radicata in un incubo ricorrente. Il tipo di sogno non aveva importanza. Poteva essere un sogno di volo, un sogno di ansia scolastica, un sogno di sesso. Poteva svolgersi ovunque. Un palazzo di uffici, un supermercato, una piscina pubblica. Questo era soltanto il contesto. L'incubo stava in agguato sotto la superficie. A un certo punto, Charlie superava una porta e capiva la verità. L'incubo era sempre stato lì.
l'incubo era sempre uguale, a parte due dettagli. Charlie entra in una sala d'autopsia, è molto buia, tranne il tavolo al centro, dove un'intensissima lampada chirurgica getta una luce circolare su un uomo morto. Lei si avvicina. Ogni volta è lo stesso morto, vestito con uno smoking elegante. La sua faccia sembra vagamente familiare, ma lei non riesce a identificarla. Ci mette un momento ad accorgersi che la sala è sigillata. La porta da cui è entrata è scomparsa. Non ci sono altre uscite né finestre, nessuna via di fuga. Il cadavere parla. Ciao, Charlene. Ha una voce musicale. Si mette a sedere. Charlene nel sogno corre tutto intorno alla stanza, battendo sulle pareti, cercando una crepa nascosta. Si guarda alle spalle e vede il cadavere che posa sul pavimento i piedi coperti da scarpe di vernice. Lo guarda alzarsi, lo vede avanzare verso di lei con inaspettata rapidità. Arretra in un angolo e non appena la sua schiena tocca la parete pensa quanto sia stata stupida. Se fosse riuscita a controllare la paura e a restare al centro della stanza, avrebbe potuto sfuggirgli. Nell'angolo, invece, può prenderla quando vuole. A pochi centimetri di distanza, il cadavere alza un braccio magro, col gomito rilassato e il palmo all'insù. «Voglio danzare con te», dice con un sorriso. Il sorriso si trasforma in un sogghigno, poi torna un sorriso, incerto, come acquoso. L'aspetto più spaventoso del sogno era non sapere se il morto fosse pericoloso, ma non lo erano tutti gli uomini, tranne Luisa Cocella. Dopo aver patito l'incubo per un anno, Charlie andò a trovare la madre a Parkchester, vicino al Whitestone Bridge, e si trovò da solo in una sala da pranzo a fissare il crocifisso di plastica tridimensionale che presiedeva ai pasti familiari quando era ragazzina. Charlie spostò leggermente la testa a sinistra, poi a destra. L'immagine sembrava cambiare. Da un'angolazione appariva un Gesù sorridente, benevolo. Dall'altra la sua faccia era contratta per il dolore. Era un'illusione dovuta alla luce e alla prospettiva. Charlie lo ignorava, ma pensò che il volto mutevole del cadavere nel suo incubo aveva origine da quella somiglianza con un altro cadavere che parlava e si muoveva. Dopo due anni da Diner, come poteva immaginare altrimenti il Cristo risorto? I gruppi religiosi di quando era ragazza, memorabili per Charlie solo perché ci si scambiava i romanzi di V.C. Andrews, gli avevano insegnato che Gesù è risorto il terzo giorno. I suoi studi medici traducevano terzo giorno in 72 ore. Le membrane di Gesù dovevano essersi rotte. Gli arti con cui aveva compiuto miracoli dovevano essere rigidi per il rigor mortis. Quando Gesù apparve a Maria Maddalena davanti alla sua tomba, così dicevano i Vangeli, lei non lo riconobbe. Era naturale che non lo riconoscesse, pensava Charlie. Il Salvatore doveva essere di colore violaceo, gonfio di gas, con i liquidi corporei che gli colavano dal naso e dalla bocca. La faccia di Gesù non fu l'unica che Charlie riconobbe durante quella visita alla madre. Mae Rutkowski, 54 anni, si era sistemata sul divano con un bicchiere verde di crème de menthe, l'unico alcolico che teneva in casa. Le vene dei polsi magri premevano contro la pelle sottile mentre pigiava i tasti del telecomando. I canali parlavano per attirare l'attenzione. Charlie si massaggiò le tempie per attenuare i dolori che si scatenavano a ogni visita e, troppo stanca per trattenersi, accennò all'incubo che le stava rovinando il sonno. «Perché insisti? A fare quello che fai, voglio dire. In vita mia, se non mi piaceva un lavoro, lo mollavo». «La paga è buona», rispose Charlene. I soldi naturalmente non erano tanti. Non bastavano neanche per ripagare il debito con la facoltà di medicina. Charlie conosceva il vero motivo per cui non cercava un lavoro migliore, ma per nulla al mondo avrebbe parlato a Mae Rutkowski di Luisa Cocella e dei suoi tre difetti. Era il capo di Charlie, era sposato, era messicano. «Ti ricordi di Carol Springer?» gridò sua madre davanti alla TV. «Quella che abitava sul Grand Concourse è diventata assistente di volo. Sua madre mi ha detto che ha degli incubi. Tutte le notti sogna che il suo aereo si incendia e precipita». Charlie conosceva fin troppo bene quel tipo di conversazione. Aveva 35 anni.
Dal punto di vista di Mae, gli anni passati a diventare Denir potevano essere usati meglio per incastrare un marito e fare dei figli, ma l'interesse di Charlie per i bambini aveva cominciato a putrefarsi il giorno in cui aveva assistito Louise nell'autopsia di una donna. Una donna incinta, vittima di un incidente. Aprendo l'utero della donna, avevano scoperto un feto che, al contrario della madre maciullata, era ancora perfetto, con i tratti delicati come quelli di una bambola cinese. Tenere quel minuscolo essere nel palmo di una sola mano aveva raggelato una parte della mente di Charlie che doveva ancora sciogliersi. Louise dovette ordinarle due volte di rimettere il feto nell'utero. Sarebbe stato sepolto così, dentro la madre. Per il resto dell'autopsia i pensieri di Charlie avevano continuato ad avvolgersi a spirale. Il feto che viveva per qualche tempo all'interno della madre morta, la madre morta che veniva messa nella terra viva, la terra che esisteva all'interno dello spazio morto, lo spazio che esisteva all'interno del presunto abbraccio vivificante di Dio. Louise notò il suo disagio e le spiegò gentilmente che per alcuni feti il grembo materno poteva essere una tomba. Charlie non dimenticò mai quel paragone. Un grembo, una tomba. Il luogo della sepoltura di Gesù era stato entrambe le cose. «Oh, eccolo qui!» gridò Mae Rukoski. Era capitata su un vecchio film in bianco e nero in cui un uomo magro con un frac, il farfallino bianco e il panciotto anch'esso bianco, ballava il tip-tap su un palco lucido, facendo movimenti da marionetta davanti a donne eleganti, tutte mascherate allo stesso modo. La reazione di Charlie fu di repulsione. Deve essere un film dell'orrore, ma la madre rovesciò la crème de menthe per l'eccitazione. «Questo è bello! Voglio danzare con te!» Charlie riconobbe l'uomo del suo incubo, il cadavere che si alzava in piedi, camminava e allungava una mano per afferrare la sua. Era Fred Astaire. Mae annuiva con la testa, seguendo le piroette del ballerino con Ginger Rogers. Charlie si sentiva come Ginger, prigioniera della mano ossuta di Fred che le faceva girare così velocemente da procurarle la nausea. I due si rivolsero alla macchina da presa, tenendosi a braccetto. Ginger si era trasformata in una stupida creatura sorridente simile a Fred. Offrivano il braccio libero al pubblico, invitandola a unirsi alla danza in un mondo in scala di grigi che da decenni non marciva e poteva sopravvivere per sempre. All'unisono le loro mandibole si aprirono ed emisero le ultime imbarazzanti parole del numero «Ma, ho, ho, chi è che ride per ultimo?» «Ho sempre amato Fred Astaire!» «Io no», disse Charlie distogliendo lo sguardo. «Mi è sempre sembrato...» «Cosa?» Mae non staccò gli occhi dal titolo in corsivo che era comparso sullo schermo. «The Hand». Charlie notò che il liquore verde della madre ricordava le sostanze che colano da un cadavere in via di putrefazione. Ciononostante, pensò che avrebbe fatto meglio ad accettarlo quando gliel'aveva offerto. «Non so, come uno che è morto da un po'.» Mani invisibili. Charlie fece la prima incisione alle 22:17. Ignorando per il momento le ferite d'arma da fuoco, cominciò dietro l'orecchio sinistro. Poi portò il suo PM40 verso lo sterno, eseguendo il taglio a Y. La carne di John Doe si apriva come pasta di pane. Charlie replicò il taglio sull'orecchio destro e procedette fino all'addome, evitando l'ombelico con una deviazione verso destra e fermandosi al pube. C'era un po' di sangue, ma poco. I cuori morti non pompano. Aprì la pelle e i tessuti del torace come le porte di un saloon. Comparve una fila di costole non molto diverse da quelle coperte di sugo che lei e Louise spesso condividevano alla cottoleria Demons. John Doe era abbastanza vecchio e la cartilagine delle costole aveva cominciato a ossificarsi. Charlie usò un coltello a seghetto per tagliare la cartilagine indurita, poi prese le cesoie di acciaio inossidabile. Le piaceva usare a due mani quelle forbici cromate. Come andare in moto e cambiarsi l'olio da sola, il gesto sembrava esagerato e impertinente. Infilò le punte fra le costole e le tagliò a una. Era la parte più rumorosa di ogni autopsia. Umidi scricchiolie che echeggiarono nella sala.
Forse dovremmo stare tutti a torso nudo. Louise sorrise e accennò col mento. Solo Mr. Doe. Attenta adesso. Charlie sollevò la cassa toracica e la posò su un vassoio di acciaio. Quando tornò, Louise era chino sul corpo aperto e inspirava. Se si era bravi, diceva sempre, sottintendendo che lui lo era, si poteva sentire il dolce del diabete o l'odore da bar dell'alcolismo. Quella annusata non sembrò risolutiva. «Cosa vedi?» chiese in un tono che fece gioire Charlie. Le sue domande erano passate da indovinelli tipo quiz a richieste di un secondo parere esperto. «Un po' di fluido verde!» La crème de menthe di sua madre le balenò nella mente. «Polmonite, probabilmente!» Alzò un sopracciglio verso Louise in segno di disapprovazione. «E chiaramente era un fumatore!» «Già, a giudicare dalla ferita di accesso la tua ipotesi migliore!» «Polmone destro!» «Dimostralo, querida!» Con una fermezza di cui era orgogliosa, Charlie tagliò le aderenze della pleura che tenevano i polmoni attaccati all'interno del torace, tipiche di un uomo anziano in cattive condizioni. Poi tagliò la trachea e l'esofago e infilò la mano oltre la palla calda del cuore e fece due lunghe incisioni ai lati della spina dorsale per liberare i polmoni. Tirò fuori prima il polmone destro. Bisognava stare attenti con gli organi interni. Quei piccoli bastardi scivolavano via che era un piacere. Soprattutto il fegato e soprattutto quello degli alcolizzati. Le escrescenze di grasso lo rendevano inafferrabile, come un palloncino pieno d'acqua. Charlie mise il polmone sinistro in un vassoio ai piedi di John Doe, poi fece lo stesso col destro. Tuttavia non riuscì, come aveva chiesto Louise, a dimostrarlo. Il polmone destro era nero di nicotina e mostrava segni di pleurite, ma era privo di contusioni che indicassero l'impatto di una pallottola. Charlie guardò Louise, che ammiccò. Sapeva che gli airbag erano un vicolo cieco. Charlie non accettò la sconfitta, tornò alle viscere, quasi con avidità. Aprì la parte inferiore del taglio a Y, staccò il retto, frugò nel reticolo di grasso che teneva gli intestini al loro posto e avvolse il lungo organo tubolare in una ciotola d'acciaio. Gli intestini non erano quello che cercava. Il fegato, decise, era lì che si nascondeva la pallottola addominale e una volta tolti di mezzo gli intestini era l'organo più facile da estrarre. 3 vasi sanguigni e qualche tendine più tardi, il grosso organo gocciolante era nelle sue mani. Posò il fegato sul vassoio accanto ai polmoni e lo massaggiò. «Ci siamo», disse. Charlie prese il divaricatore e cominciò a estrarre la pallottola. «Mortale?» «Knight, direi che è stata fermata da una costola». «Aha!» Louise diede un pugno al palmo dell'altra mano. I suoi guanti bagnati schioccarono. «E questo era il colpo più grave!» Charlie capì la situazione, come sempre. Louise voleva dimostrare che non erano state le 4 pallottole a chiudere i conti con quel tizio. Charlie era del tutto disinteressata ai rapporti fra i vari dipartimenti di San Diego, ma non poteva ignorare la pallottola spuntata che lasciò cadere nel barattolo dei campioni. «Concordo con la tua paranoia, Coachella. Un po' di riposo, un po' di ospedale, un po' di Darwin, e questo tizio poteva tornarsene a casa sulle sue gambe». «Accidenti, quello stronzo di Walker è finito!» Charlie sorrise a disagio. Le imprecazioni anti-establishment in un edificio statale la spingevano a chiedersi se fra tutta quella strumentazione ipertecnologica non ci fosse nascosta una cimice. Era più probabile che le loro parole venissero colte dal microfono che Louise teneva addosso. Premendo un pulsante, registrava i suoi commenti e li traduceva in testo scritto. Il rapporto completo sarebbe stato scaricato da un elenco prestabilito di agenzie comunali e regionali. Un altro comando poteva trasmettere il medesimo testo al sistema della VSDC a Washington. L'ultima cosa di cui Charlie aveva bisogno era che un pivellino dell'ufficio censimenti segnalasse il suo obitorio per ribellione. «È stata la vita in città a uccidere questo tizio. Il posto sbagliato nel momento sbagliato». Rispose Louise, premendo il pulsante per registrare. Il processo di riconoscimento vocale era concepito per facilitare il lavoro del patologo, ma la tecnologia era come minimo imperfetta. Dopo che il lavoro sporco della giornata era finito e i cadaveri riportati in frigorifero, Louise tornava nel suo studio per correggere le trascrizioni che, diceva, avevano un tasso di errori del 20%.
Era molto rigoroso nei suoi rapporti e per questo lasciava che Charlie si sporcasse le mani mentre lui prendeva appunti vocali al microfono e scritti in un block notes. Maschio bianco. Staccò il dito dal pulsante e sogghignò rivolto a Charlie. Vediamo cosa si inventa questa volta. Matto fianco? Mastio banco? Hai un accento straniero, Coccella. Devi fartene una ragione. Dio non voglia che qualcuno in questo paese abbia un accento straniero. Ehi, dicono che anch'io ce l'ho. Mi piacerebbe proprio sapere come questo aggeggio gestisce il tuo amabile birignao. Sono macchine, amico mio. Charlie si avvicinò al collo di John Doe, dove c'era il secondo dei quattro colpi. Quel microfono, il telefono che hai attaccato alla mano, ti rendi conto che finiranno per fotterci tutti, vero? Hai mai avuto problemi a capirmi? Alzò gli occhi dal cadavere e vide la mano di Louise che bloccava la registrazione. Charlie si irrigidì. Non si era resa conto di quello che diceva. Era tardi, erano in un obitorio e le loro attività si svolgevano fra odori sgradevoli. Ma quella pausa era piena di dolci sottintesi e aromi floreali, ancor più del precedente battibecco per la sigaretta. Mai! Charlie abbassò la visiera di plastica per coprirsi la faccia. Lui scoppiò a ridere e lei ne fu sollevata, anche se aveva il cuore che batteva forte. 40 minuti dopo l'arrivo di John Doe in sala autoptica, mentre Louisa Coccella prendeva puntigliosi appunti parlando nel microfono, Charlene Rukowski, partendo dalla testa in giù, estrasse dal cadavere tre pallottole e parecchi altri organi vitali, facendo delle pause per tagliare campioni che immergeva in conservanti per analizzarli successivamente. L'insistenza di Louise sul fatto che John Doe era qualcuno la infastidiva. Ma doveva ammettere che il suo capo aveva intuito qualcosa. I denti erano la capsula del tempo di un cadavere e i molari di John Doe dimostravano che il dentista aveva fatto un buon lavoro. Charlie finì scavando nella coscia destra, a una certa distanza dalla femorale, e tirando fuori un pezzetto di piombo insanguinato. Eccola qui. Cosa pensi? Infarto? Tiralo fuori e vediamo. Charlie alzò la visiera e si asciugò il sudore con la carta blu. Non ce n'è bisogno. Gli organi vitali di questo tizio non sono stati colpiti. È vecchio, in cattive condizioni, polmoni da fumatore, fegato da alcolizzato. Un bambino con un costume di Halloween poteva spaventarlo a morte. Quattro colpi di Uzi, figuriamoci, infarto 100%. Louise rilesse gli appunti sul block notes e premette il pulsante sull'auricolare con evidente piacere. Causa della morte non, ripeto, non legata a insulto balistico. Procedo con esame cardiaco. Cerco occlusione. Cardiomiopatia, e non solo a sinistra. Potrebbe trattarsi di ventricolo destro ritmogeno. O una cosa puramente elettrica. Una malattia ereditaria. Sindrome di Brugada, forse. Sembrava davvero felice. Charlie sapeva che questo non aveva a che fare con la sua ottima prestazione, ma con quella che lei considerava una meschina vendetta. Con riluttanza impugnò il PM40 insanguinato. Avrebbe voluto prolungare l'autopsia, non dover prendere i tubi di suzione e mettersi a pulire. Era possibile essere più stupidi. Avrebbe voluto essere felice accanto a Louise, proporgli di festeggiare con un drink, magari una seconda sigaretta. Tagliò la membrana del pericardio di John Doe, infilò la mano sotto il cuore e lo strinse fra le dita. Caldo come un sasso del deserto. Usò il PM40 per tagliare i vasi sanguigni di collegamento, posò il bisturi e tirò fuori l'organo. Tenendo delicatamente lo stanco muscolo rosso scuro fra le mani a coppa, lo portò nel bacile per esaminarlo, ma scoprì che non se la sentiva di lasciarlo. Quante volte aveva tenuto fra le mani il cuore di qualcuno? Non c'era posto per un sentimento così banale nella mente della cinica Charlene Rutkowski. Mentre Louise borbottava nel microfono, ignaro della sua malinconia, lei lasciò che il modesto calore del cuore le annebbiasse i sensi. Finché il cuore non fu più solo quello di John Doe, ma anche il suo. Charlie aveva la strana impressione che una mano estranea frugasse dentro di lei, miliardi di mani invisibili, forse, dentro tutti gli abitanti del pianeta,
Mani appartenenti a Denir incredibilmente abili, che analizzavano, frugavano, tagliavano e decidevano se gli imperfetti esseri umani erano davvero vivi o se tutta la loro genia era già morta da tempo. Qualche giorno più tardi, quando trovò un attimo per soffermarsi su qualcosa che non fosse la mera sopravvivenza, Charlie si disse che se solo avesse continuato a cullare quel cuore, le cose avrebbero potuto andare diversamente. Mani invisibili l'avrebbero cullata a loro volta, avrebbero cullato tutti, avrebbero dato all'umanità la possibilità di cambiare strada, ma lei non poteva aspettare. Il cadavere viscerato accanto a lei si mosse, in modo perfettamente autonomo, e Charlie lasciò cadere il cuore, che atterrò sul pavimento con un tonfo sonoro. Subito la mano invisibile diventò visibile. Era la mano magra e bianca di Fred Astaire e con crescente orrore Charlie vide che l'afferrava e non riusciva più a liberarsi dalla sua presa. Fred sorrise. Non aveva denti né lingua, nient'altro che un buco nero. Voglio danzare con te. L'aborto. Il collo si torse. Il dito di Louise, improvvisamente coperto di sudore, scivolò dal pulsante della registrazione del suo auricolare e finì su un block notes pieno di appunti che parvero perdere ogni statuto di realtà. Il collo del cadavere era striato di sangue per le incisioni di Charlie. Il legamento di destra, che sui testi medici era denominato sternocleidomastoideo, era teso come il cavo di un ponte. Tre distinte gocce di sangue scesero verso la ferita. Il resto del mondo, come anticipando scherzosamente il futuro, sembrava morto. Il silenzio era assoluto. Louise e Charlie trattenevano il respiro. Era come se il destino del mondo fosse appeso a quell'unico muscolo del collo. Poi un rimbombo cupo. Il cranio di John Doe che sbatteva sul tavolo. «Gesù!» sussurrò Louise. La sua mano si mosse sul petto nel segno della croce che non faceva da decenni. «Madre di Dios!» Sentì un tonfo morbido sul pavimento e notò con la coda dell'occhio un cuore umano che scivolava, urtato dalla scarpa di Charlie coperta da una galoscia. Distolse lo sguardo da John Doe. Fu come se gli occhi gli venissero strappati, enucleati, come dicono i medici. E vide Charlie che teneva le mani vuote, con i guanti scivolosi di sangue davanti a sé. La voce acuta della sua fedele Diner irritò Louise. «Quanto tempo dopo che...» «Contrazioni muscolari, i muscoli.» «Dopo la morte...» «Ci sono dei casi, cioè, ho letto...» Il cadavere aprì gli occhi con un suono simile allo schiocco di una lingua, in risposta allo stupido balbettio di una razza obsoleta. L'ultima, insignificante parola di Louise rimbalzò sulle superfici metalliche mentre il cadavere fletteva di nuovo il collo, più deciso, e girava la testa. Apparentemente attirato dalla voce di Louise. Ed eccolo lì, John Doe, che guardava Louise a Coachella. Sotto palpebre pesanti, gli occhi del cadavere erano appannati da muco. Le iridi un tempo color caffè erano diventate un cappuccino per l'aggiunta di qualche latte intero. Louise si spostò sulla sinistra, come avrebbe fatto per verificare le intenzioni di un cane senza guinzaglio, e gli occhi lo seguirono. Il movimento era incerto, ma non poteva essere diversamente. L'umor vitreo colava dalle orbite secche. «Questo è...» Charlie guardò Louise. «A Coachella. Louise. Questo è...» Louise non rispose, perché alla domanda di Charlie, qualsiasi cosa fosse, la risposta era al contempo «assolutamente sì» e «ma neanche per sogno». Fu John Doe a rispondere. Il cadavere riposizionò la testa in direzione di Charlie. Altro sangue, freddo e denso, colò dal buco sul collo. Gli occhi bianchi fissarono i suoi. Avevano qualcosa di dolce, come la catarata di un vecchio cane, ed erano anche irragionevoli come la pietra. La mano di Louise si mosse di nuovo istintivamente, non per farsi il segno della croce, ma per raggiungere l'auricolare. Qualsiasi cosa fosse, bisognava registrarla.
Jefferson Talbot aveva vinto il posto di medico legale, ma sarebbe stato Luisa Cocella a risolvere questo problema. Così avrebbe anche potuto conservare la ragione. Premette il pulsante. John Doe si sta muovendo. La sua voce era distante e stridula. È il John Doe mandato all'ufficio del medico legale di San Diego dal St. Michael di Arcangel il 23 ottobre. Sono passate quattro... consultò il block notice. Quasi 4 ore e mezzo dall'ora presunta della morte e... guardò l'orologio. 3 ore e mezzo dalla dichiarazione. Gli organi vitali sono stati estratti, ma lui si muove. Ripeto, John Doe si sta muovendo in modo molto deliberato. Il cadavere alzò il braccio destro verso Charlie. La prima impressione che Louise ebbe del gesto e che avrebbe conservato per tutta la vita non fu di violenta minaccia. John Doe si era risvegliato e il suo primo istinto era di stabilire un contatto. Chi poteva dire perché? Per chiedere aiuto, per cercare sicurezza, ma il suo deltoide destro, dopo una pallottola e il bisturi di Charlie, non era abbastanza integro per condurre a termine il gesto. Il braccio cadde. Nessun problema invece con i flessori delle mani. Le dita si strinsero, si aprirono, si strinsero. Questo movimento sembrava del tutto diverso. Non era la richiesta di una mano aperta, erano artigli protesi per afferrare, un'impressione peggiorata dalle unghie gialle scheggiate. Adesso bramava Charlie in modo diverso. I suoi occhi semichiusi erano protesi verso di lei, che fece un passo indietro, facendo tremare il vassoio con gli strumenti chirurgici. Lui si sentì Charlie afferrare il suo PM40 dal carrello. Nonostante il volto sbiancato e la mano tremante della Diner tradissero la sua paura, non sembrava in preda al panico. Teneva il bisturi accanto a sé. Era un bene, anche se a Louise non piaceva il modo in cui guardava le mani contratte di John Doe. Aveva l'espressione di una donna ai margini di una pista da ballo a cui viene tesa la mano da un uomo velenoso. «Continua a parlare», si disse, premendo il pulsante dell'auricolare. «Ho letto di casi, di contrazioni, di fremiti, ma qui siamo a 4 ore e mezzo. Il braccio, la testa si muovono insieme, questo è...» «Lo so io cos'è. È un uomo che mi fissa.» «Ma è una cosa ridicola!» «Mettilo nel tuo rapporto», disse Charlie. Il cadavere tentò di mettersi a sedere. Naturalmente non ci riuscì. Il taglio Y aveva privato i suoi addominali di ogni forza, ma il tentativo era inequivocabile. I deboli obliqui tremavano sotto un velo di sangue secco. Il gluteus maximus, premuto contro il tavolo, si contraeva. John Doe oscillò leggermente a destra e a sinistra per mettere alla prova il suo equilibrio. Sembrava un bambino, innocente e ambizioso, che tentava di gattonare per la prima volta. Questo pensiero ferì Louise come un colpo di bisturi. Pensò a Rosa, ormai a letto, al sorriso angelico del suo volto addormentato. Una volta era rimasta incinta, un evento che avevano festeggiato con avventato entusiasmo, perché poi aveva abortito. L'aveva chiamato sul lavoro dicendo che non si sentiva bene. Invece di tornare a casa, lui le aveva consigliato di telefonare alla ginecologa. Al termine della telefonata con Louise, Rosa aveva abortito nel bagno del piano di sopra. Poi aveva passato lo straccio in modo che lui non vedesse neanche una traccia di sangue. Successivi esami avevano diagnosticato a Rosa delle malformazioni all'utero che rendevano improbabile, anzi rischioso, che potesse condurre a termine una gravidanza. Louise assicurò a Rosa che non gli importava, ma a volte, quando doveva andare in bagno alla luce della luna, con la coda dell'occhio annebbiato del sonno, scorgeva il bambino abortito nascosto nella vasca, dietro al water o nell'armadio dell'asciugamani, che sopravviveva grazie a qualche rifiuto in attesa di ritornare in famiglia. Per un attimo John Doe fu quel bambino rinato, proprio davanti ai suoi occhi, e lui poteva fare qualcosa. Se la sua Diner si toglieva di mezzo, poteva scivolare accanto al cadavere, posare una mano rassicurante sul suo corpo teso, sussurrare parole tranquillizzanti, richieste di perdono, tutto il necessario. «Charlie, stai indietro!» Gli occhi di lei erano fissi sul cadavere. La sua mano stringeva il bisturi. «Rukowski, stai indietro!» Era di nuovo come per l'aborto. Rimandava troppo l'offerta di aiuto. Continuando a dondolare, John Doe raggiunse lo slancio sufficiente perché il suo torso scivolasse sui propri fluidi corporei e cadesse oltre l'orlo del tavolo. Fu una brutta caduta, con gli arti rigidi che si agitavano, i genitali che oscillavano, la carne del torace che si lacerava come una tenda a lamelle.
John Doe atterrò sulla schiena con un tonfo, sporcando le gambe di Charlie, che scattò all'indietro, trascinando con sé con la mano libera il carrello degli strumenti. Le braccia e le gambe di John Doe continuarono a muoversi come i pedipalpi di un coleottero capovolto. «Non è morto? Cosa ho fatto?» «Certo che è morto!» «Gli ho tolto l'interiore, cosa ho fatto?» «Hai lasciato cadere il suo cuore per terra, cazzo! È morto! È morto!» Stava cercando di convincere se stesso, oppure le persone che potevano ascoltare la sua registrazione. Abbassò lo sguardo. Il cuore, appiattito come una borsa vuota, era a mezzo metro di distanza. Lo colse un impulso e gli diede un calcio per dimostrare a Charlie che stava dicendo delle stupidaggini. Il cuore pianse lacrime rosse e rimbalzò sul fianco di John Doe come una palla da biliardo, attirando la sua attenzione. John Doe ritrovò Charlie, ormai spiacevolmente lontana. Il cadavere fece leva sulle gambe dei tavoli e riuscì a capovolgersi, trascinandosi sulla pancia aperta. «Il mio bambino», pensò disperatamente Louise, «sta già gattonando». John Doe si spostò in avanti prima con un gomito, poi con l'altro, che funzionava malgrado la spalla sezionata. «Cosa vuole?» Louise la trovò una domanda acuta. Il cadavere sembrava volere qualcosa. Era dolorosamente evidente. Louise ripensò ai pedoni dopo la sparatoria contro John Doe, alla loro indifferenza rispetto alla vita e alla morte, alla rapidità con cui erano tornati alla luminosità novocainica degli stessi dispositivi che adorava lui, al fatto che loro, e lui stesso, volevano ben poco di reale. Il cadavere aveva riportato di colpo la volontà nel mondo, la sua volontà di essere più vicino a loro, la loro risvegliata volontà di vivere. Gli arti di John Doe, viscidi di sangue, lottavano per trascinarlo mentre si avvicinava scivolando a Charlie, che sembrava incapace di muoversi. «Fermo!» Il cadavere non si fermò. La sua mandibola si spalancò, una bava sanguinolenta gli colò sul mento, si chinò in avanti e la sua spina dorsale cedette. Louise si chiese se il torace vuoto e la mancanza di costole potevano portare al completo collasso dello scheletro. In quell'istante la mano sinistra di John Doe afferrò una delle scarpe da tennis di Charlie, che fece cadere il carrello con gli strumenti. Bisturi, sonde, divaricatori, coltelli e forbici caddero a terra con un fragoroso tintinnio che a Louise parve durare un'eternità. Poi vide la mano destra di John Doe posarsi su un bisturi. Di nuovo fu come con un bambino quando gli metti qualcosa nelle mani e lui l'afferra. Le dita del cadavere si chiusero intorno al PM40. La lama, tenuta affilata da Charlie, gli incise in profondità tutte e quattro le dita, che si rovesciarono sul dorso della mano. Louise sentì l'improvviso impulso paterno di consolarlo, ma il volto di John Doe non esprimeva alcun dolore. Sembrava che non gli importasse di perdere metà delle sue dita. Continuò a strisciare verso Charlie. Louise, nel frattempo, si limitava a restare lì, raccontando i fatti puri e semplici. «Sta strisciando. Vedo i muscoli dietro al ginocchio che si flettono attraverso il foro d'uscita della coscia». Senza fare nulla per modificarli. Charlie invece sì, come sempre. Louise aveva sempre saputo che lei si muoveva nel mondo reale mentre lui galleggiava nell'etere delle idee. Charlie non era mai accorto di storie su feste giovanili, bevute e canne, mentre teneva a bada chi allungava le mani, dai datori di lavoro ai professori della facoltà di medicina. Era stata aggredita 3 volte nel Bronx. Aveva difeso 2 volte il suo vecchio ubriaco, Maury Rukowski, in risse da bar. Una volta aveva placcato un rapinatore in un negozio di liquori. Charlene Rukowski prese la mira e sferrò un calcio spaventoso. La sua sneaker colpì il cadavere sul mento. La testa di John Doe scattò all'indietro. Il peso del cranio lo fece deviare bruscamente verso destra. L'osso pelvico ruotò sulla sua stessa fanghiglia oleosa finché non si trovò di fronte a Louise. 2 denti gli caddero dalle labbra, insieme a una poltiglia rosea, e, come se non fosse successo nulla, ricominciò a strisciare. Questa volta verso Louise. Il suo movimento pose fine alle paralisi di Louise. Al contrario di Charlie, lui non aveva nulla di eroico, ma se non perdeva la testa poteva essere utile. La sua registrazione di questo evento, qualsiasi cosa fosse, doveva essere consegnata prima che il prossimo evento impossibile lo impedisse.
si tolse l'auricolare e corse al computer. Saltò sullo sgabello talmente veloce che rischiò di cadere. La sua mano guantata spargeva sangue di un rosso allucinante sul bianco della plastica del mouse. Si posizionò sulla app della VSDC. Andò troppo avanti, riprovò e la mancò in direzione contraria. Sux! Gli facciamo un'iniezione di Sux! Ok! Sentì il rumore di passi con le galosce che si allontanavano di corsa, seguiti dallo scricchiolio di un autoclave che si apriva. Un leggero clink segnalò che era stata prelevata una siringa ipodermica. Un rumore viscido attirò l'attenzione di Louise. Guardò a sinistra e vide che John Doe l'aveva seguito. Dietro al cadavere c'era una scia di sangue fluidi larga una trentina di centimetri. Louise imprecò, poi cliccò sulla app della VSDC. Cliccò ancora, ma non riuscì ad aprirla. Merda! Vide l'immagine confusa di Charlie che gli passava davanti di corsa. Sentì le sue chiavi tintinnare mentre apriva una vetrinetta della farmacia. Con le sue mani tremanti gli ci sarebbero voluti 10 tentativi per riuscirci. Tornò a guardare John Doe. Aveva dimezzato la distanza e ora si trovava circa 3 metri da lui. La schiena del morto cominciava a sprofondare nelle cavità del corpo. La spina dorsale stava diventando una cresta da rettile. Il bianco latteo degli occhi brillava mentre sullo schermo si apriva la app della VSDC. Louise mise un fischio in segno di vittoria e infilò nella presa dell'auricolare un cavo connesso al computer. Passò il mouse sull'interfaccia, cliccò per aprire un menu e scese per scegliere un'opzione. Opzione sbagliata. Merda, 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 merda! Cliccò per tornare indietro e comparve l'eterna icona rotante dell'attesa. Alzò lo sguardo al cielo. John Doe era a 1,5 metri ed era in difficoltà per lo spigolo di un armadietto che gli punzecchiava un fianco. Il lembo sinistro del petto si era attaccato a un pezzo di pavimento ancora asciutto e la carne si tendeva mentre lottava per liberarsi. Louise vide l'epidermide pelosa che si lacerava, rivelando il grasso beige sottostante. Tornò al computer. La rotellina continuava a girare. Uno schianto secco, un grido. Alzò gli occhi e vide Charlie in un atteggiamento di comico terrore, con le due mani premute sulle orecchie e la siringa in briciole ai suoi piedi. Cazzo! Di plastica! Usa una siringa di plastica! Non gridare! Hai fatto cadere il cuore! Hai fatto cadere la siringa! Smettila di far cadere le cose! Charlie corse in cerca di una nuova siringa. Louise tornò allo schermo. C'era di nuovo la home page della app. Aprì il menu con estrema cura e cliccò per caricare la pagina di accesso alla VSDC. Un grosso pezzo di carne giaceva accanto allo spigolo dell'armadietto come un serpente morto. John Doe aveva sacrificato una maniglia dell'amore per passare. Il corpo morto era poco più di 1 metro da Louise. John Doe usò il braccio sano per avvicinarsi ancora un po' e poi tentò di afferrare Louise malgrado la distanza. Quando le sue dita si chiusero sul nulla, tornò a strisciare. Louise si rese conto che quella strana cosa era stupida. Per qualche motivo, il pensiero gli fece male, come se avesse appena accusato se stesso e tutti quelli che conosceva. Accanto a lui, Charlene inserì la nuova siringa in una bottiglietta di medicinale e tirò la stantuffo, riempendola di liquido. La succinilcolina, una sostanza che paralizzava in pochi secondi l'apparato neuromuscolare, era usata dagli anestetisti per rilassare i muscoli dei pazienti prima di inserire un tubo endotracheale. Troppa poteva risultare fatale. Ma questa sera la parola fatale aveva perso ogni significato. Louise guardò Charlie che riempiva l'intero stantuffo e poi tornò al computer. L'icona del file con la trascrizione della sua voce era in attesa. Innocua come le centinaia di altre che aveva inviato da quando faceva quel lavoro. Cliccò e la inviò. Aspettò la conferma, pregando. Ma non la vide arrivare. Una morsa gelida gli strinse la caviglia. John Doe aveva afferrato Louise con la destra, la mano tagliata dal bisturi. Louise scalciò e le punte delle dita del cadavere, attaccate solo da frammenti di pelle, cedettero come stringhe slacciate. Quel cadavere non poteva fargli del male, pensò Louise, sentendo un filo di curiosità scientifica filtrare attraverso il panico. Forse aveva inviato il file alla VSDC troppo presto. Forse c'era ancora qualcosa da imparare, qualcosa di storico. Non era quello che suggeriva la targa del suo studio? Questo è il luogo. La testa di John Doe balzò in avanti e chiuse di scatto i denti, che tintinnarono come porcellana, sull'orlo dei pantaloni di Louise.
Luis si allontanò di qualche passo dal suo sgabello. Cosa cazzo era? Ha cercato di morderti! Che cazzo! Muoviti! Sono pronta! Alzò la siringa, il pollice sullo stantuffo, e cominciò a chinarsi. Luis l'afferrò alla vita col braccio destro e la tirò indietro. Aspetta! John Doe continuava ad avanzare. La sua mano sinistra incontrò una gamba dello sgabello. Provò a tirare. Lo sgabello oscillò su una gamba sola e poi tornò al suo posto. Gli occhi bianchi del cadavere studiarono quel curioso fenomeno. Sembrava di nuovo un bambino che giocava con gli oggetti e osservava i risultati. No, Luis non doveva seguire questi pensieri. Dovevano abbattere quella cosa. Non avvicinarti! Potrebbe infettarti! Pensi che sia una forma di malattia? Lo sgabello cadde con uno schianto. John Doe non batté ciglio, anche se era caduto a un centimetro dalla sua faccia. Guardò lo sgabello per qualche secondo, come se valutasse una preda. Il suo collo si inarcò di nuovo e rivolse lo sguardo a Louise e Charlie. La sua bocca si aprì e si chiuse ripetutamente, con fili di muco che si allungavano fra la mandibola e la mascella. Appoggiò le mani a terra e si mosse verso di loro. «Lo prendo da dietro! Intramuscolare!» «Non farlo!» «Perché?» Luis arretrò di qualche passo per tenersi fuori dalla portata di John Doe, trascinando Charlie con sé. «E se non funziona?» «A Coachella, qui c'è abbastanza curaro da mettere KO un T-Rex!» «Rifletti! Non respira, non ha polmoni, non ha neanche un cuore! Cosa vuoi che gli faccia la Sux?» «E come funziona allora? A batterie?» Luis si rimproverò per il tono secco. «Deve esserci una risposta. Stai calmo. Sii professionale.» Esaminò la cosa, no, il cadavere. I globi oculari di John Doe rivolgevano il loro sguardo vitreo, ora lui e ora Charlie. Le sue labbra si arricciavano sui denti. Un muscolo sul fianco si contraeva incontrollabilmente. Batterie. Doveva essere come diceva Charlie. Una qualche sorgente di energia si era collegata al cervelletto di quella cosa. Seguendo a ritroso le tracce del grottesco strisciare del corpo, Louise notò il suo smartphone appoggiato al tavolo, illuminato dagli avvisi che aveva ignorato. «E se fossero onde radio? Abbiamo tutti in mano dei piccoli computer che assorbono chissà cosa. Magari viene inviato qualche segnale negativo che colpisce questo John Doe come un diapason. È già abbastanza pazzesco, senza che diventi pazzo anche tu!» Aveva ragione, si disse Luis. Non era una cosa da legare a un tavolo o infilare su una barella per studiarla. Era un aborto. Se non l'aborto. Una rinascita difettosa accompagnata da un'onda di liquido amniotico marcio. Come Rosa nel bagno, il compito di Luis era occuparsi di quell'aborto in modo che nessun altro lo vedesse. «Non perderei la tua stima se lo uccidessi!» Charlie si voltò a guardarlo. Il suo camice frusciò contro quello di Luis. «E come dici tu? È già morto!» Luis guardò verso l'angolo a nord-est della stanza e sentì Charlie che seguiva il suo sguardo. Sebbene non gliel'avesse mai chiesto, doveva essere a conoscenza di quell'armadietto a strisce gialle e nere con la scritta SDPD. Alcune domande avevano risposte ovvie, soprattutto in un paese dove le stragi di massa arrivavano malapena in prima pagina. Luis ricordava di avere votato contro la necessità di un deposito di armi della polizia, dicendo che preferiva avere più soldi per i guanti di lattice. Ma adesso aveva bisogno di quello che c'era là dentro. Lo sentiva come un fallimento. Un cedimento di fronte a una mentalità selvaggia che, in quanto medico, era sempre stato suo compito combattere. Prese delicatamente il portachiavi dalla mano di Charlie. Lo tirò, ma lei tirò in direzione contraria. Gli tornarono in mente certe scene d'amore nei film che guardava ogni tanto con Rosa, quando una donna tirava un uomo per la cravatta per portarlo più vicino. «Lascia fare a me!» Charlie fece il suo sorriso migliore e si strinse nelle spalle. «Sono la tua Diner!» Pronunciò la parola alla perfezione. E Luis capì che aveva sempre saputo come si diceva e la sbagliava per scherzo o per alimentare il suo ego. Si odiò per averla considerata anche solo un centesimo meno di quanto meritava. Il suo tentativo di ricambiare il sorriso fu interrotto dall'umido schiocco della mano di Doe sul pavimento. Luis scattò verso l'angolo. Le sue mani, come previsto, erano meno ferme di quelle di Charlie, ma al terzo tentativo infilò la chiave nella serratura dell'armadietto. Aprì un lucchetto arrugginito dalla mancanza di uso e spalancò la porta. Sapeva cosa c'era dentro.
Si aspettava di vedere quello che vide, ma fece comunque una pausa prima di togliersi i guanti. Non osava indossare del lattice quando aveva bisogno di una presa ferma. Afferrò dal ripiano una calibro 38 già a carica. Sentì Charlie incespicare le sue spalle e si sbrigò. L'arma era così pesante che immaginò il pavimento scricchiolare sotto il suo peso, le fondamenta di cemento dell'edificio che si frantumavano, la terra che si sbriciolava mentre l'umanità cadeva. Batté le palpebre per annullare la visione insieme al sudore mentre si voltava. Charlie, lo sguardo fisso a terra, si era allontanata dal cadavere, che inseguendola si era impigliato nei cavi del computer e ora li mordeva, piantando gli incisivi nel filo di una stampante e strappando il rivestimento di plastica. Lui tolse la sicura al revolver e lo puntò alla testa di John Doe. Era la cosa giusta da fare, eppure si aspettava che Charlie gli reggesse la mano. Lei non lo fece. Louise si concentrò sulle scanalature del grilletto anziché sulla voce che nella testa gli sussurrava che quella era la risposta sbagliata all'aborto e che una volta compiuto quel gesto non avrebbe potuto più tornare indietro. Sparò. E per la seconda volta in quella giornata John Doe morì. 64 piani. Il cranio del cadavere si spaccò e i frammenti si sparsero sulla schiena e sulle gambe di John Doe, una materia grigio rosea che un tempo era stata al cervello di una persona che contava, si riversò a terra. La fioca luce che aveva animato gli occhi bianchi di John Doe svanì. Il corpo si afflosciò sul pavimento, inerte come una bistecca, tranne la testa, ancora attaccata ai fili del computer. Una bava sanguinolenta, l'ultima cosa che John Doe avrebbe mai prodotto, colava lungo il cavo dell'alimentazione. Louise si appoggiò al tavolo, Charlie crollò accanto a lui. Ansimarono finché i loro cuori non si misero a martellare all'unisono. «Che stronzo!» «Già, uno stronzo!» Louise osservò il laboratorio sporco di sangue e fluidi rossi e gialli. Gli strumenti chirurgici in disordine, come dopo un'esplosione. Uno sgabello rovesciato, un corpo prono, disteso a terra, ucciso da un colpo sparato da lui. Lui, Louise Acocella, assistente medico legale di San Diego, aveva sparato a qualcuno. Cosa avrebbero detto i media locali? Si sentì la pistola in mano e fischiò come se fosse calda. Si guardò intorno, sperando che un vortice soprannaturale cancellasse tutto, e decise di rimettere la sicura e riporre delicatamente l'arma nella tasca del camice. Charlie deglutì rumorosamente. «Onde radio, batterie, quello che vuoi, qualcosa ha fatto sì che il suo cervello mandasse dei segnali alle sue membra, alla sua bocca». «Col rigor mortis in arrivo, a pezzi com'era!» Charlie rabbrividì accanto a lui. Louise la sentì contrarre i muscoli a uno, in formazione militare, e poi appoggiarsi al tavolo per raggiungere il telefono. «Chi devo chiamare?» chiese con una risata roca. «Mio padre diceva che Dio prende le persone quando è il loro momento». «Non cominciare con le stronzate su Dio». «Diceva che i piani di Dio ci mettono secoli per realizzarsi». «Acocella, guardami. Non farti venire una crisi spirituale proprio adesso». Pur temendo che qualsiasi movimento l'avrebbe fatto vomitare, Louise girò la testa. Charlie era in piedi accanto al telefono. La sua familiare espressione combattiva lo colmò di gratitudine. «Cos'è che mi hai sempre detto?» Louise alzò le spalle a fatica, come se avesse addosso un'armatura. «Fumare. Smettila di fumare!» «Mi hai sempre detto che questo lavoro non riguarda i morti, riguarda i vivi. Quello che è appena successo... Lo so che è difficile crederci. Anch'io mi sento come te, ma dobbiamo farlo sapere alla gente. Dobbiamo dirglielo subito. So che hai fatto il chierichetto, Acocella, ma questa è scienza, non stronzate su Dio!» Louise guardò l'acciaio lucido del tavolo e un mostruoso doppelganger gli restituì lo sguardo. Annuì. Era d'accordo con Charlie. Il gesto del suo gemello fu meno deciso. «Bene, adesso dimmi chi devo chiamare». Non c'era un protocollo per questa emergenza, il che voleva dire che l'elenco dei nomi da chiamare ne comprendeva uno solo. Louise inspirò bruscamente.
doveva essere lui a chiamare. Era meglio fare come diceva Charlie e chiudere subito la faccenda. Era come rimettere gli organi estratti dentro il cadavere. Lottando contro la nausea, Luisa girò il corpo, superando il cerchio gelatinoso di materia biologica nel punto in cui John Doe era caduto a terra. Il vassoio degli strumenti rovesciato, la traccia mucilaginosa del percorso compiuto dal morto. Evitò pezzi di ossa e di cervello e prese il telefono dal caricatore. C'erano dei messaggi in attesa, molti. Premette il pulsante e fece scorrere una lista di notifiche, tutti messaggi vocali di Rosa, accompagnati dallo stesso testo. Chiamami. L'irritazione lampeggiava. Era già successo che gli bombardasse il telefono in questo modo, quando un tubo rotto aveva allagato la cucina e quando uno scoiattolo si era infilato in casa. Qualunque fosse l'emergenza attuale, avrebbe dovuto aspettare. Premette il tasto dei preferiti, anche se parlare con Jefferson J.T. Talbot difficilmente si poteva considerare una delle sue attività preferite. Mentre il telefono di J.T. squillava, Luis guardò la pianta dei piedi di John Doe. Non importa chi eri, capitano d'industria o mendicante senza tetto, le piante dei piedi ti riportavano al bambino di un tempo, ai riccioli di grasso, ai ditini arricciati. Non hai ucciso una cosa indifesa, pensò. Questo non è stato un aborto. JT rispose al quarto squillo. A Cocella! Aveva una vitalità che Luis invidiava. Insieme la capacità di adattarsi al contesto, di giocare la carta del gay, quella del nero o quella della professionalità a seconda delle esigenze. Quella sera Luis trovò un JT inedito, svuotato e incapace di parlare. Esitò, chiedendosi se il suo smartphone, che non era poi così smart, avesse sbagliato numero o se avesse svegliato JT. Impossibile. Era mezzanotte a Las Vegas, il che corrispondeva alle 6 di sera nel resto del mondo, soprattutto per un nottambulo come JT. Lo so che è tardi, ti metto in viva voce. Appoggiò il telefono alla ciotola con gli intestini. Perché? L'improvvisa preoccupazione di JT era un segno di vita. Chi c'è con te? Solo Charlene Rukowski, la mia Diner. Non posso. A Cocella non posso, niente viva voce. Louise e Charlie si guardarono. Sapevano entrambi che JT rifiutava raramente di parlare in pubblico e quando lo faceva si assicurava che gli esclusi sapessero bene perché erano tali. Un'altra stranezza da parte del loro capo. Va bene, mentì Luis. Niente viva voce. Cosa c'è? Dimmelo tu, a Cocella. C'è il tuo nome sul mio telefono. Non sembri molto in forma, JT. C'è qualcosa che dobbiamo sapere. JT rimase in silenzio. Louise sentì delle voci in sottofondo. Non il chiasso disarmonico del casinò o delle soirée nelle suite private che JT era solito frequentare. Era un ronzio sgradevole, affermazioni brusche in un ambiente chiuso. Vi si è rianimato un cadavere. L'ho indovinato. Se il laboratorio poteva diventare più freddo, lo fece. Louise sentì un taglio a Y che gli apriva il torace. Tutto quello che aveva dentro si riversava fuori e lo lasciava leggero come un sacco vuoto. Rimpianse i pensieri di pochi minuti prima, quando credeva che l'orrore a cui avevano assistito si potesse contenere, disinfettare, bruciare in qualche modo. Ma JT era già informato, il che voleva dire che la cosa era più grossa. Louise sentì i femori e le tibie che gli uscivano dalle gambe in decomposizione. Stava crollando. Stavano tutti crollando. JT, gli uscì come una supplica, da servo a padrone. Quanto tempo dall'ora del decesso? La domanda sembrava programmata. 4 ore e mezzo, 5. Si è alzato. Ci ha inseguiti. Apre l'amor. Dico bene. Devi dirci quello che sai. Le discussioni in sottofondo aumentarono di volume. Tonfi improvvisi uscirono dal microfono. Il rumore di un telefono mosso, forse spostato in un punto più sicuro.
La voce di JT riprese, più roca, più sibilante, forse amplificata da una mano a coppa. Ho sentito delle stronzate. Ci sono qui un paio di tizi che lavorano al... Non posso parlare. Chi? Dove sei? A una festa. Parla, Cocella, perché quei tizi mi stanno guardando. Non posso dire le parole che vorrei. Luis immaginò un JT disperato, ma non riuscì a goderne. Sentì che avrebbe fatto qualunque cosa per resuscitare il Jefferson Talbot superbo ed egocentrico. Guardò Charlie in cerca di aiuto, ma lei scosse la testa. Si era tolta la retina per i capelli e i suoi riccioli serpentini oscillavano sul petto ansimante. Luis si schiarì la voce. Avevamo un John Doe. SDPD? Sì. Sapevo che era per questo che voi due eravate lì così tardi. L'avete aperto? Esatto. La testa? Parlami del cervello. Luis rammentò la nuvoletta di fumo della 38. Non voleva ammettere di aver sparato a John Doe, non con JT e neanche con se stesso. Non c'era motivo per esaminare il cervello. Il sospiro di JT crepitò nel microfono. Sempre la stessa storia. Hai già inviato qualcosa? Luis guardò Charlie. Lei alzò i pollici e gli diede qualche briciolo di sicurezza. Sì, signore. Locale VSDC. Oh, merda. La voce sanguinosa che metteva in agitazione tanti dipendenti pubblici diventò uno squittio. Passeranno al setaccio tutti i file della VSDC. Chiamali, subito, annulla il rapporto. Ascolta quello che ti dico, Acocella. Sta piovendo merda e il temporale viene dritto verso di noi. La confusione era densa come viscere. Luis tentò di fare pulizia. Cosa devo fare? JT, cosa devo fare? L'audio di JT fu coperto da note basse. Chiunque ci fosse nella stanza con lui si era avvicinato. Luis sentì il suo capo che parlava con l'altra persona e accostò la testa per sentire meglio. Charlie si avvicinò, aggirando in punta di piedi la testa di John Doe incastrata nei fili. La voce bassa era un ronzio quasi impercettibile. Tornò JT con il telefono che gracchiava come se si stesse schiarendo la gola. Acocella, sei ancora nella sala delle autopsie? Sì, ma... Devi restare lì. Devi restare con il cadavere. Stiamo per... mandare aiuto. Charlie fece gesti disperati perché Luis interrompesse la telefonata. Lui si sentiva in trappola, con la testa leggera. Stiamo chi? Ubbidisci e basta, Luis. Sta per... Non c'è niente che io e te... Non chiamarmi Luis. Non mi hai mai chiamato Luis in vita tua. Mi sconvolge che tu sappia come mi chiamo. Interrompi la telefonata. Per favore. Da quant'è che siamo amici? Mai. La voce di JT si spezzò. Ascoltami, messicano di merda. Devi restare dove ti ho detto. Non muovere un dito, cazzo. Ma vaffanculo. Bastardo di un ispanico disubbidiente. Schiavo negro, frocio e lecaculo. Metti giù. Uno strano gorgoglio uscì dal telefono, come il rivolo di sangue che sgorgava da un cadavere fresco quando incideva una vena importante. Luis si aspettava quasi che uscisse del sangue dalla cornetta. Dopo un istante identificò quel rumore terribile come una leggera risata piangente. Sì, Luis. So come ti chiami. L'ho sempre saputo. Fin da quando eravamo in lizza tutti e due per il posto di medico legale. Mi sei sempre piaciuto. Non mi aspetto che ci creda. Sei bravo nel tuo lavoro. Io ho solo, come si dice, un bel sorriso. Mi dispiace, Luis. Non ho il controllo della situazione. Capisci? Non sono nella posizione di controllare niente. E mi dispiace molto. Per tutti noi, amico. Per tutti noi. Non c'era da sbagliare. Era un addio. Charlie agitava le braccia come uno sbandieratore. Si passava un dito sulla gola, qualunque cosa, purché Luis riagganciasse. La sua pantomima fu inutile. Un buon medico non riaggancia di fronte a un uomo così abbattuto, anche se Jefferson Talbot. JT, non mettere giù. La risposta fu una serie di colpi violenti, il rumore di un telefono che cadeva. In molti casi il telefono veniva ripreso. Chi abbandonava volontariamente lo strumento che lo collegava al resto del mondo?
In questo caso, invece, Louise sentì dei passi che si allontanavano. Non avrebbe mai previsto l'improvvisa, intensa preoccupazione che provò per il suo capo. JT! Il suo grido fece vibrare una bilancia. Vattene via da lì! Vai via! Louise si tappò la bocca, sembrava isterico. Incrociò lo sguardo di Charlie per un minuto o due. Si aspettava che lei, come JT, gridasse che dovevano scappare. Previde la sua risposta. C'erano dei protocolli. Sempre dei protocolli. La cornetta frusciò. Qualcuno stava raccogliendo il telefono di JT. La voce era talmente grave da sembrare senza fondo. Chi parla? A Cocella mi sembra che abbia detto. Di chi era quella voce? La mente di Louise era un vortice di possibilità. Las Vegas era frequentata da ogni sorta di intermediatori. Non c'era posto migliore per mantenere un segreto. In quella sala poteva esserci chiunque, proveniente da qualunque livello governativo. Ai loro ordini potevano esserci agenti dell'FBI che stavano già correndo verso l'obitorio di Balboa Park a sirene spiegate, o, se preferivano, in un silenzio da predatori. Chi è lei? Lindolf. L'uomo lo disse con una leggera sorpresa, come se Louise dovesse riconoscere la sua voce. C'era un Lindolf tra i collaboratori del governatore della California? C'era un Lindolf nella sicurezza interna? Gli sembrava di no, ma la sua testa era tutto un ronzio. Buon per lei. Mi ripassi JT. Spiacente, baby. Sembra non sia possibile. Mi stia a sentire, signor Lindolf. Lei va a prendere Jefferson Talbot e me lo riporta a questo telefono. Il suo telefono. Oppure il prossimo numero che faccio è quello del New York Times. Ah sì? E cosa gli dice? Come glielo spiega? La giocondità dell'uomo era irritante, ma aveva ragione. Nulla di ciò che Louise poteva dire a un giornalista gli avrebbe impedito di finire nel dimenticatoio vocale riservato agli squinternati. È colpa vostra? Del governo? Cosa le fa pensare che io lavori per il governo? Niente, ma lei sa di chi è la colpa, no? Un tessuto costoso frusciò mentre l'uomo si stringeva nelle spalle. In realtà no. E allora perché cazzo perde tempo a parlare con me? Cerchi di capire cosa sta succedendo! Sembra che lei sia nel panico. Certo che sono nel panico, come pensa che sia l'atmosfera qui? Non siamo mica seduti a giocare a uno! Siamo? C'è qualcun altro lì con lei, a Cocella? Louise lanciò un'occhiata a Charlie, pronto a mentire, ma lei annuì. Esatto. Siamo. Charlie sorrise. E possiamo uscire di qui in 30 secondi. Vuole parlare di panico? Possiamo raccontare quello che è successo qui al primo che passa. Sa con quanta velocità si possono diffondere le foto? Sa quante possiamo farne prima di andarcene? Ce la filiamo, gringo, a meno che JT non mi spieghi perché dovremmo rimanere. Interessante. Ma temo che il signor Talbot ci abbia lasciato. Lo richiami? Impossibile. Siamo all'ultimo piano del Trump International Hotel a Las Vegas. E credo che il suo amico, signor Talbot, si sia appena tuffato ad Angelo dalla balaustra. Gesù Cristo benedetto, sono 64 piani. Il silenzio che invase la sala 1 ricordò a Louise quando era andato in vacanza con Rosa in Colorado e una mattina era uscito di casa e aveva scoperto che il mondo era diventato muto per una nevicata di 1,5 metri. Jefferson Talbot, medico legale, morto. Quella figura piena di brio e di stile, forse ambigua, forse promiscua, ma splendidamente vivace, precipitata da una terrazza dorata. Lo sconvolgimento di Louise era al culmine. Scomparso JT, chi era il responsabile? Non era quello che aveva sempre desiderato. Nel silenzio soffocante della sala rifiutò non solo la promozione, ma tutti gli obiettivi della sua carriera. Il silenzio, tuttavia, non era un silenzio. I tintinni metallici che Louise aveva attribuito ai ventilatori dell'impianto di areazione si fecero più intensi. I suoni si moltiplicavano, non con l'uniformità della pioggia sui vetri delle finestre, ma con l'irregolarità di mani che battevano contro una porta chiusa. Charlie si accorse del rumore pochi istanti dopo. Sia l'assistente medico legale che la Diner guardarono con trepidazione John Doe, temendo qualche nuovo grottesco sviluppo, ma i suoni venivano da un'altra parte. Insieme, come se muoversi di concerto lo rendesse meno spaventoso, guardarono verso la fonte.
spesso definito freezer o refrigeratore, chi lavorava lì preferiva chiamarlo semplicemente frigo. Porte automatiche come quelle dei supermercati garantivano un facile accesso ai lavoratori che spingevano le barelle nella stanza a temperatura controllata, dove i ripiani di metallo accoglievano i cadaveri in attesa del primo esame, identificazione da parte dei familiari, autopsia o imminenti ordinanze. Due montacarichi idraulici a batteria consentivano di mettere e togliere dai ripiani più alti i cadaveri nei loro sacchi. In quel momento nel frigo c'erano più di 100 corpi in vari stadi di decomposizione. E a quanto sembrava, avevano cominciato a svegliarsi. Il tintinnio diventò un battito sempre più forte di mani e di piedi. Lui si immaginò i particolari. Blocchi di metallo impedivano ai ripiani di scorrere, ma nulla legava i corpi ai ripiani. Non c'era bisogno di legare un cadavere, ci fu un leggero tonfo. Luis e Charlie sussultarono l'inconfondibile rumore di una testa che batteva contro il ripiano di sopra. Un altro tonfo, un altro ancora. I cadaveri si imitavano l'un l'altro. Infine giunse un rumore più indefinito e terribile. Una serie di manate pesanti, sonore, accompagnate dall'acuto stridio dei sacchi. I cadaveri si trascinavano a terra, giù dagli scaffali. Luis avrebbe dovuto usare di nuovo la 38, su di sé questa volta, per fermare quelle visioni incontrollate. Immaginava decine di sacchi per cadaveri che si trascinavano sul pavimento del frigo come larve senza occhi. Se lui e Charlie fossero riusciti a restare in silenzio, pensò, quegli orrori potevano vagare la cieca per molto tempo. Pronto? La cocella? È ancora lì? La voce di Lindolf lo fece sussultare. Luis lasciò cadere il telefono come JT, ma al contrario di JT lo riprese. Le mie condoglianze per il signor Talbot. Sembrava un frocetto divertente. Luis vide nero. Doveva resistere, ripensò come faceva spesso al tirannico primario che lo aveva scartato quando era solo un tirocinante pieno di ideali, perché gli mancava la stoffa. Un'offesa, ma quel medico gli aveva comunque insegnato qualcosa di duraturo. Anche il cadavere più abbandonato, spiegava, senza un solo parente che possa identificarlo, riguardava noi vivi. Faceva questo esempio. Per esempio, un tizio che vive come un recluso viene ucciso durante un tentativo di furto. Pensate ai primi intervenuti che dovranno vivere col ricordo del disastro che hanno trovato. I chirurghi, le infermiere, i barellieri, i tirocinanti la cui notte tranquilla è stata rovinata. I detective che passeranno settimane a cercare la verità. Lo staff del procuratore, sotto pressione per i casi da chiudere, che si lascerà coinvolgere personalmente. Gli assicuratori che si daranno da fare per evitare la responsabilità. Il padrone di casa che perde gli affitti arretrati e si trova improvvisamente in possesso di una montagna di spazzatura. Tutte queste persone costituivano una seconda famiglia del morto. E come una famiglia dovevano collaborare per sopravvivere. Luis, Charlie, Lindolf, chiunque altro, dovevano andare avanti. Ma Charlie decise di esplodere. «È davvero saltato, JT, signor Lindolf? O qualcuno gli ha dato una mano?» «Charlie!» Dal frigo un altro suono stridente. «Oh, una signora. Con chi ho il piacere, baby?» Charlie aprì la bocca, scoprendo i denti bianchissimi. «No, non dirgli come ti chiami!» Raramente lo swish delle porte automatiche del frigo veniva registrato dal cervello di Luis, ma adesso guardò le porte aperte come da bambino aveva guardato il suo armadio aperto, quando era a letto con Manolo addormentato al suo fianco e nessuna possibilità di aiuto. Sapeva che dentro c'era qualcosa di innominabile che lo aspettava. Apparve un sacco bianco teso in forme astratte dalle mani, dai piedi e dalla testa che vi erano intrappolati. «Charlie, andiamocene subito!» Afferrò le chiavi sul tavolo e, ripensandoci, il caricatore del telefono. Senza esitare, Charlie corse a prendere la borsa su un altro tavolo, evitando la pozza di sangue di John Doe. Il suo percorso la condusse vicino al frigo e Luis temette che urlasse per la paura. Altri due sacchi erano apparsi dietro al primo, le teste premute contro la plastica chiusa come feti nella placenta. Potevano nascere da un momento all'altro. La loro putrefazione sarebbe sgorgata dai sacchi mentre si trascinavano avanti, allungando le braccia distese. Luis corse e porse la mano a Charlie.
Non si erano mai presi per mano prima, ma il palmo di lei si incastrò al suo, sudato e forte, e Louise, come John Doe, si sentì riempire di nuova vita. Acquisì sicurezza e determinazione. Sarebbero sfuggiti a quelle striscianti atrocità. Avrebbero evitato chiunque il contingente di Las Vegas avesse mandato ad abbatterli. Louise lasciò cadere il telefono nella tasca del camice, accanto alla 38, e si strappò la retina per i capelli, il grembiule e le maniche di protezione. Charlie fece lo stesso. Spogliarsi non era facile tenendosi per mano, ma nessuno dei due aveva intenzione di interrompere il contatto. «Dove andiamo?» «Rosa, devo sapere se sta bene, ok?» «Sono con te, va bene? Muoviamoci, cazzo!» Quando arrivarono nel posteggio, il calore della notte californiana tese loro il solito agguato dopo il freddo dell'obitorio. Il sudore di Louise friggeva come grasso di bacon. L'aria sembrava densa e puzzava di fuliggine. Le sirene della polizia e delle ambulanze in lontananza potevano essere normali a quell'ora della notte. Ma anche no. Nel posteggio c'erano solo due macchine. La Prius Argento di Louise era la più affidabile e Charlie non fece obiezioni. Quando si lasciarono la mano per salire, Charlie prese le chiavi e fu lui a non fare obiezioni. In quel momento una guida aggressiva era ciò di cui avevano bisogno. Nel silenzio della Prius, Louise si accorse che la voce di Lindolf si sentiva ancora. Nessuno aveva chiuso la comunicazione. Lindolf parlava in tono allegro. Chiaramente non gli importava che qualcuno lo ascoltasse. Louise voleva chiudere e ogni parola di Lindolf accresceva questo desiderio, ma la sua attenzione era concentrata sul traffico congestionato, che non avrebbe dovuto esserci a quell'ora, sul fumo che si alzava da un incidente e sull'inquietante folla di pedoni che sfrecciavano attraverso la strada. Mentre aiutava Charlie a orientarsi, Louise borbottava fra sé: «Dio che merda, Dio che merda, Dio che merda!» Ma continuava a sentire Lindolf in sottofondo. «Anche se sai chi sono, ti sbagli. Non sono quello che ero un'ora fa, posso garantirtelo. Sto meglio, baby, sto meglio. E di una cosa sono sicuro, che tu stai peggio. Devi essere in preda al panico?» La risposta è sì, certo che devi. Devi farti addosso dalla paura. Perché sai cosa penso? Penso che il tuo mondo sta per finire in fondo al mare, a Coachella. E il mio mondo sta per innalzarsi come una cazzo di montagna. Gesù Cristo glorioso, sarà una meraviglia. Forza Redskins. Il 25 ottobre, quando Etta Hoffman scoprì alla WSDC il caso numero 12946-9875, lo sottopose con il suo solito distacco all'attenzione dei colleghi statistici John Campbell, Terry McAllister ed Elizabeth O'Toole, i quali si strinsero nel cubicolo di Hoffman, più vicini di quanto lei avrebbe voluto, pur essendo abituata a tenere per sé questa forma di disagio, poiché non si fidava ancora dell'alimentazione di emergenza della MLD. Aveva stampato il rapporto e lo porse a Elizabeth O'Toole, che ne lesse ad alta voce la seconda metà, la trascrizione del messaggio vocale inviato dal dottor Luisa Coachella di San Diego. Terry McAllister, che aveva rinunciato a nascondere i propri sentimenti e teneva Elizabeth O'Toole stretta in vita, conosceva l'inaffidabile software e traduceva a memoria. «Macchio fianco, maschio bianco, cassa di molte, causa di morte, non, ripeto, non legata a insulto barritico balistico, insulto balistico, procedo. Con esame candido, questa è la mia preferita, cardiaco. C'è confusione. È un po' tardi per questo. Cerco occlusione. Dio mio, che empatia. Siamo alla letteratura. Qualcuno dovrebbe dare un premio di poesia a questo Coachella.» Hoffman sapeva che all'MLD c'era chi la chiamava poetessa. Non era sorda, ma questa battuta non la riguardava. Elizabeth O'Toole rise piano. Lacrime perfettamente rotonde le resero gli occhi ancora più grandi. Hoffman fu lieta di questa reazione. Capiva che la maggior parte delle persone aveva bisogno del riso come rilassante. Erano 48 ore che nell'ufficio non si vedeva nemmeno un sorriso, e la cosa cominciava a preoccupare perfino lei.
Ormai non c'era niente di nuovo nel rapporto 12946-9875. Conteneva le stesse notizie su di loro, degli altri 300.642 rapporti arrivati negli ultimi 2 giorni. L'unico dettaglio degno di nota, a parte la traduzione surreale, era l'indicazione cronologica. Hoffman lo infilò nel faldone origine e vi attaccò un post-it con un appunto ben scritto in rosso. 0000. Il successivo, cioè che la VSDC aveva registrato 4 ore e 21 minuti più tardi, sarebbe stato etichettato 0, 4 e 21. E così via. Una nuova organizzazione per una nuova era. Hoffman provava la stessa sensazione di rilassamento che la risata aveva provocato in Elizabeth O'Toole. 0000 aveva un effetto diverso sui colleghi di Hoffman. Anziché vedervi in un punto di partenza, vi scorgevano l'inizio della fine. Avevo l'abitudine di festeggiare tutti gli anni verso quest'ora, all'inizio delle vacanze. Il fatto che avevo resistito un altro anno, sapete? Disse John Campbell con una smorfia malinconica. Poi mi dicevo sempre: bene, ma sarai ancora qui fra un anno? Si trattava di questo, no? Il dubbio se saremmo stati qui l'indomani ci faceva andare avanti. Hoffman sapeva che John Campbell non stava bene. Nel giro di 21 mesi aveva perso un bambino a causa della leucemia e una moglie a causa di un divorzio. Non era una buona premessa. Mangiava a stento, stava in piedi a caffè. Aveva resistito fra gli ultimi 4, cosa che stupiva Hoffman, ma lei sapeva che sarebbe stato il prossimo a cedere. Nessun problema, anzi, non vedeva l'ora. John Campbell stava sempre troppo vicino. Chi di noi sarà qui domani? Elizabeth O'Toole si asciugò le lacrime. Hoffman fu stranamente delusa di non averle viste cadere. È quello che sto dicendo. Se non c'è domani, restiamo qui con i nostri errori. Tutto quello che abbiamo fatto prima che la poetessa resettasse il nostro orologio sullo 00000. Adesso dobbiamo guardare quegli errori, senza la speranza di un nuovo giorno. Capite quello che voglio dire? È un immenso maledetto computo di tutto quello che abbiamo sbagliato. Sembra di essere in chiesa. Cioè? Non sono le stesse cose che ti dicono in chiesa. Pecchi, vai all'inferno e Satana ti fa passare davanti agli occhi i tuoi peccati come in quel vecchio programma della TV. This is your life, pensò Hoffman. Le piacevano i vecchi programmi della TV. Li guardava un episodio dopo l'altro, interrompendosi solo per mangiare e per andare in bagno, finché non arrivava esattamente mezzanotte, l'ora di andare a letto, o finivano gli episodi e allora passava un altro programma. Solo che noi non siamo andati all'inferno. Siamo ancora qui. Ma ci sono anche loro. Questo vuol dire che ci hanno portato via la promessa che c'era stata fatta, che dopo la morte saremmo andati in un posto migliore. Loro ci stanno dicendo di no. È tutto qui. È tutto qui. Basta. Stai dicendo delle sciocchezze. La vita è un dono. John Campbell stringeva lo schienale della sedia di Hoffman. Lei sentiva il suo fiato caldo e desiderava che se ne andasse. E in quanto dono appartiene a noi. Noi siamo i soli che possono privarsene. È una nostra scelta, non loro. John Campbell se ne andò 2 giorni dopo. Hoffman era convinta che fosse andata a uccidersi. Non provò alcun dolore. Non sarebbe sopravvissuto comunque là fuori. Poco dopo Elizabeth O'Toole disse che era la fine del mondo e Terry McAllister rispose che in questo caso perché cazzo restavano lì quando aveva della tequila a casa sua. Malgrado tutto, Hoffman sorrise. Quei due potevano vivere insieme, anche se per poco. Nel chiedere a Hoffman se voleva andare con loro, Elizabeth O'Toole aggiunse: «L'unico dovere che ci è rimasto è verso noi stessi». Hoffman apprezzò il sentimento. Alzò la testa e guardò gli occhi arrossati e i capelli stopposi di Elizabeth O'Toole. Non le sarebbe mancata quella donna, ma le fece i suoi auguri. Elizabeth O'Toole aveva sempre difeso Hoffman quando gli altri la prendevano in giro. Hoffman lo sapeva, non era sorda. Quando Terry McAllister ed Elizabeth O'Toole se ne andarono, diede un'occhiata fuori. Foglie morte venivano trascinate al di là della strada e si aggiungevano i mucchi di spazzatura accumulatisi in 5 giorni senza pulizie. C'era una strana assenza di traffico. La vista più inquietante era un cavallo morto rannicchiato accanto a un idrante. Hoffman sentì l'impulso di andare a vederlo. Non era mai stata vicino a un cavallo.
ma era privo di tutta la parte centrale del corpo. C'erano solo le zampe, la testa e la spina dorsale. L'ufficio censimenti di cui la MLD faceva parte dal 2006 aveva una sede a Sweetland, Maryland, ma benché altri dipartimenti si fossero trasferiti là, la MLD era rimasto a Washington, cosa che aveva procurato un grande sollievo a Hoffman. I cambiamenti di abitudini la irritavano. Il solo pensiero dei due autobus che avrebbe dovuto prendere per Sweetland la faceva stare male. Altri speravano nel trasferimento e si lamentavano del palazzo in cui si trovavano i loro uffici. Un piccolo cubo di cemento a due piani, essenziale, senza finestre, decorato con strutture astratte di ferro e mattoni. Hoffman non aveva mai dedicato un pensiero alle sue qualità architettoniche finché non ebbe chiuso la porta alle spalle di Terry McAllister ed Elizabeth O'Toole, rinforzandola con una barricata di mobili. La sede della MLD era un bunker imprendibile. Hoffman percorse l'edificio. Non l'aveva mai fatto. Non era mai stata curiosa. In cantina, dove c'erano le dispense e gli impianti dell'aria condizionata, scoprì abbondanti scorte di cibo non deperibile e incredibili riserve di acqua in bottiglia. Per quanto le dispiacesse lasciare la sua postazione al computer, dedicò un intero pomeriggio a catalogare il cibo. Secondo le sue stime, poteva sopravvivere per 22 anni. Soltanto dopo aver trascorso parecchie ore al suo solito posto, riuscì a classificare il proprio stato d'animo. La serenità che deriva dalla perfetta padronanza di sé. Magari non avrebbe mai più interagito faccia a faccia con un'altra persona. Questo la riempiva di una leggerezza che pensava di non avere mai provato prima. Privata dello spiacevole calore degli odori corporei, delle voci penetranti, degli inquietanti abbigliamenti, dei frastornanti arrivi, delle imprevedibili posizioni fisiche e delle conturbanti energie sessuali della razza umana. Etta Hoffman, per la prima volta, provava una felicità completa. I giorni passavano, lei faceva il suo lavoro, si preparava tre pasti al giorno, minestra in scatola, pizza congelata, burro di arachidi sul pane, finché il pane non andò a male. A mezzanotte si metteva a dormire su un divano, le settimane passavano. Un mese dopo l'arrivo del 12946-9875, più o meno 9/10 degli utenti della rete WSDC si erano scollegati. Secondo i calcoli di Hoffman, questo corrispondeva al 92% degli ospedali, al 95% degli ospizi e al 75% dei distretti di polizia. Aveva meno dati da inserire, da stampare, da registrare, da archiviare. Non aveva mai avuto ore libere, ma adesso, anche se era l'unica statistica rimasta, trascorreva mezze giornate senza un cenno dal mondo esterno. Cliccava sull'icona refresh fino a farsi dolere il dito. Per la prima volta da molti anni si sentiva alla deriva. L'idea le nacque a poco, come sempre facevano le sue idee. La MLD era un caso unico fra gli organismi governativi, poiché collegava i sistemi interni dell'ufficio censimenti, della sanità e delle forze dell'ordine. Il personale della MLD sarà anche stato poco considerato, ma aveva un accesso privilegiato a interfacce governative di supporto, paragonabile solo a quello delle agenzie di intelligence. Questi accessi digitali erano poco approfonditi, ma abbondanti. Negli anni Hoffman aveva dato loro appena un'occhiata, come aveva dato un'occhiata ai corridoi che non le interessava esplorare. Si ricordò di uno statistico che era stato licenziato 8 anni prima per aver inserito la frase «Forza Redskins» sulla homepage della NASA, del Servizio Forestale, dell'Ufficio Brevetti, del Servizio per il Controllo e la Sicurezza Alimentare e, cosa gravissima, dell'Ufficio per i Nativi Americani. Hoffman non aveva preso parte ai discorsi scandalizzati intorno alla macchinetta del caffè che avevano fatto seguito al licenziamento. Ma non era sorda. Non era sorda. Modificare altri siti governativi era proibito, ma non c'era più nessuno per punirla. Accedere ai pannelli di controllo delle agenzie esterne avrebbe dovuto essere impossibile, ma i dipendenti della MLD erano fuggiti per lo più senza spegnere il loro computer. Come in troppe altre agenzie governative, la loro tecnologia era obsoleta, sicché i computer dormienti non si disconnettevano automaticamente. Per settimane Hoffman saccheggiò i drive non protetti.
sospettava che la miniera d'oro si trovasse nella gestione delle password di una statistica anziana di nome Annie Teller. Hoffman si ricordava di Annie Teller. Era nera, alta e atletica, aveva un accento inglese, indossava abiti colorati e camminava zoppicando leggermente, gli occhi scuri fissi su un punto lontano. Non sembrava notare nessuno mentre passava. Di solito non salutava. Hoffman odiava la gente che salutava. Annie Teller quindi era la sua persona preferita fra quelle che passavano nella sala. Hoffman si mise a frugare tra le mail di Annie Teller, aperte in una finestra nel browser. Annie Teller non metteva etichette e una ricerca per password non diede risultati. Hoffman non ebbe altra scelta che mettersi a leggere ogni singola mail. Non si faceva scrupoli. Una volta una donna aveva lasciato la borsetta in un bagno della MLD e lei, seduta sul water, aveva passato in rassegna tutti gli oggetti. Sapeva che questi comportamenti erano considerati invasivi, ma non si era mai sentita un'invasora. Si sentiva quello che diceva il suo titolo. Una statistica che raccoglieva informazioni, catalogava dati e raggiungeva conclusioni oggettive. Annie Teller spediva e riceveva molte lettere personali. Ne spedivano tutti così tante. Una serie di consigli musicali fra lei e due amiche comprendeva più di 300 messaggi. Hoffman, a caccia di indizi per le password, prese nota degli artisti a cui Annie Teller accennava più spesso, nonché dei suoi piatti e dei suoi film preferiti. Annie Teller aveva una quantità di nipoti difficili da catalogare, sia negli USA sia nel Regno Unito. Hoffman si annotò ogni nome. Annie Teller aveva avuto un problema alla spina dorsale qualche anno prima. Hoffman scrisse il nome di una chiropratica diventata sua amica. Ricette ce n'erano migliaia, musica digitale, vestiti, scarpe, prodotti per la cura personale e una sorprendente quantità di foto. Hoffman immaginava la casa di Annie Teller piena di foto incorniciate con amici, fratelli, nonni e tutti quei nipoti di entrambe le sponde dell'Atlantico. Annie Teller non sembrava possedere animali, il che era un peccato. Perfino lei sapeva che i nomi degli animali domestici erano oro per le password. Annie Teller era single. C'erano annunci di siti di appuntamenti online e mail di rapporti che erano diventati reali. Alcune erano sessualmente esplicite, alcune usavano un tono allegro e civettuolo che non sembrava affatto quello di Annie Teller. Alcune erano rabbiose tutte in maiuscole. Alcune erano disperate, piene di errori di battitura. Nessuno degli uomini sembrava degno di diventare una password. Un rapporto si stagliava sugli altri. Il nome della donna era Tauna Maydew. Annie Teller l'aveva conosciuta a Disney World in Florida. Bastò la menzione del parco tematico per provocare una stretta allo stomaco di Hoffman. Tutte quelle persone strane, accalcate in code serpeggianti da cui non era possibile fuggire, non riusciva a immaginare situazione peggiore. Annie Teller, tuttavia, sembrava essersi divertita moltissimo laggiù, insieme con una nipote, soprattutto perché era stata seduta accanto a Tauna Maydew, su un'attrazione chiamata la Torre del Terrore, che, come Hoffman, capì da indizi contestuali, emulava il precipitare di un ascensore, cosa che suonava spaventevole, ma a quanto sembrava fomentava il cameratismo fra i partecipanti. Le prime mail fra Annie Teller e Tauna Maydew erano brevi e incerte. Annie Teller. Spero che il ritorno a Los Angeles sia andato bene. Volevo solo ringraziarti per l'amicizia a Disney. Tauna. No problem. E la tua cara nipote è riuscita a togliere quella macchia? Annie. Ha ha ha. Temo che quella gonna dovrà essere bruciata. A proposito, ho seguito il tuo consiglio e mi sono iscritta a quel servizio, ma sono un caso difficile. Troppo alta. Ti farò sapere come va a finire. Tauna. Non troppo alta, perfetta, e hai le spalle da modella mancata, e anche l'accento. Approfittane. Fra i vecchi programmi TV, quelli che Hoffman piacevano meno erano le storie d'amore. Non solo non provava alcuna passione, ma si sentiva vagamente minacciata dalla fisicità di uomini più grossi che si chinavano su donne più piccole. Si chiese se era per questo che provava un'insolita partecipazione per la nascente relazione online tra Annie Teller e Tauna Maydew. Annie Teller era la più alta, ma i selfie di Tauna Maydew, assai numerosi, rivelavano che era piuttosto alta anche lei.
una tipa nordica con la pelle chiara e i capelli biondi, le cosce e i bicipiti forti. Anche quando Annie Teller ricorreva a parolacce per esprimere la propria delusione sul lavoro o nella vita, il suo linguaggio aveva una franchezza che mancava negli ingessati scambi con gli uomini dei siti di appuntamenti. Si amavano. Ci misero un anno per dirselo. Taona Medio inviava foto delle cose che potevano fare insieme a Los Angeles. Colline verdi, cinema eleganti, il suo letto. 18 mesi dopo l'inizio della loro relazione, Taona inviò una serie di foto dei pozzi di catrame di Labrie. Prese di notte, con i lampioni di Los Angeles che formavano riflessi ridati sul catrame ribollente. Le foto erano diverse da qualunque altra cosa avesse mai visto Hoffman. Fantasmagoriche e illusionistiche, eppure reali, come la scrivania a cui era seduta. Taona, a un isolato appena da casa mia, possiamo baciarci accanto alle melmose rovine della terra preistorica. Possiamo fare che sia il nostro piano di emergenza? Se il mondo finisce nella melma, ci troveremo sulle rive della bella Labrie? Subito diventò una battuta ricorrente, usata ogni volta che i loro progetti per rivedersi favillavano. «Oh beh», scriveva una, «abbiamo sempre Labrie». Hoffman pensò che era l'unico scherzo di cui si fosse mai sentita partecipe. All'improvviso desiderò con tutte le sue forze che le due innamorate si trovassero come previsto a Labrie, adesso che il mondo era effettivamente diventato una melma. Se la loro storia fosse stata un vecchio programma TV, per quanto romantico, Hoffman sapeva che avrebbe guardato tutte le stagioni che poteva. Le probabilità di successo erano minime. Hoffman lo sapeva e lo accettava. Washington DC e Los Angeles, California, distavano 4.300 chilometri. Con il suo caratteristico passo zoppicante, Annie Teller aveva lasciato il palazzo della MLD insieme a quasi tutti gli altri nel pomeriggio del 24 ottobre, quando centinaia di voli erano ormai stati cancellati. Le autostrade erano ancora peggio, le macchine si sarebbero dissolte in ruggine prima che le strade fossero di nuovo libere. Hoffman sospettava che Annie Teller fosse morta in casa sua, probabilmente in modo violento, probabilmente urlando, mentre i suoi cari continuavano a sorridere. Etta Hoffman non si sentiva mai triste, ma in questo caso ci andò vicino. La sua esplorazione delle banalità quotidiane di Annie Teller l'avvicinava più che mai a comprendere i sentimenti di una persona, le sue insicurezze, le sue aspirazioni e le sue contraddizioni. Era come This Is Your Life, ma con una posta in gioco. Annie Teller aveva toccato qualcosa all'interno di Hoffman che né i suoi genitori né gli psichiatri della sua infanzia credevano potesse raggiungere. Hoffman provò una fitta come di fronte a una perdita quando indovinò la password principale di Annie Teller. Era LABR3ATARP1T$. Annie Teller l'aveva usata anni prima per aprire dei conti dove fare acquisti una tantum. Aveva smesso di usarla, forse perché era carica di emozioni. I pozzi di catrame di Labrie erano una meta irrisolta per Annie Teller. Ma per Hoffman, quella password risolveva ogni cosa. Non era un forza Redskins. Il suo primo pensiero era stato di fornire dettagliate spiegazioni su come trovare i portali della VSDC e riattivarli, in modo che le persone potessero riprendere e inviare dati. Era importante, pensò, sostenere questa registrazione del nuovo ordine mondiale, da 00000 in poi. Annie Teller e Taona Medio la convinsero del contrario. Chi poteva avere accesso alla rete non avrebbe dedicato del tempo prezioso ad assistere l'ufficio censimenti. Avrebbe cercato notizie e persone care. Ma queste persone potevano comunque fornire dati, o come le chiamavano tutti, tranne Etta Hoffman, storie. Come Annie Teller e Taona Medio potevano ancora sentire l'urgenza di condividersi. Hoffman ci pensò un giorno e una notte. Quando andò a letto, a mezzanotte, scoprì di non riuscire a prendere sonno. Cosa insolita. Si alzò e girovagò nell'edificio buio e freddo, finché non si trovò alla reception. Non si recava spesso in quell'area. Era vicino all'ingresso principale, barricato. Di notte sentiva delle cose, anche attraverso il cemento e l'acciaio. Rumore di passi, gemiti gorgoglianti, ogni tanto un colpo alla porta,
come se le cose là fuori, loro, sospettassero che lei era lì. Non molto tempo prima la reception era il posto dove arrivavano le telefonate prima di essere smistate. Hoffman sollevò la cornetta del telefono. Il suono era paziente come sempre. Le linee fisse posate nell'era dell'analogico sembravano destinate a durare a lungo dopo che i servizi wireless si erano dissolti come polline nell'aria. Quella mattina Etta Hoffman si sedette alla sua postazione di lavoro personale e alzò la cornetta del telefono fisso. Non ricordava di avere mai ricevuto una telefonata su quella linea. Dovette togliere la polvere per leggere il proprio numero. Le ore seguenti le trascorse a entrare in tutti i siti di agenzie governative che poteva e a lasciare sulla loro homepage il messaggio che aveva passato la notte a rifinire mentalmente per renderlo essenziale. «Come state? Chiamatemi». Sotto c'era il suo numero diretto. Si spostò sul pulsante invia del sito aperto sulla prima pagina del browser, quello dell'ufficio della ragioneria di Stato, il dito pronto sul mouse. Un clic e l'intera homepage sarebbe svanita, sostituita da quelle tre parole e dalle 11 cifre del suo numero internazionale. Esitò. Per una volta in vita sua non c'era modo di stabilire se questa fosse o meno la cosa giusta da fare. «This is your life», pensò Hoffman. Cliccò sul pulsante, comparve la nuova pagina dell'ufficio della ragioneria di Stato. Passò al sito seguente, il Consiglio per la Qualità Ambientale, e fece lo stesso. Poi l'Ufficio per gli Affari di Stato, poi l'Ufficio delle Ricerche Agricole, il Consiglio Nazionale per lo Sviluppo Rurale, l'Ufficio dell'Ispettore Generale, la Biblioteca Nazionale dell'Energia, l'Amministrazione degli Anziani, l'Istituto Nazionale dei Tumori e ancora, 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 in pochi minuti, decine di uffici governativi abituati a inviare informazioni nel mondo vennero riformattati per accogliere una chiamata dall'esterno. Le voci e i pensieri dei sopravvissuti erano la cosa più importante adesso. Prima che Hoffman terminasse di aggiornare tutti i siti, il suo telefono squillò. Guardò il cavo arrotolato, la base di plastica screpolata, la tastiera sporca. Era una cosa morta che tornava alla vita strillando. La resurrezione sembrava di moda. Era una battuta, aveva appena fatto una battuta, anche solo fra sé, e dispose i muscoli del volto al sorriso, chiedendosi se le farfalle che sentiva nel petto fossero umorismo. Una luce rossa lampeggiava sul suo telefono. Una seconda chiamata. Si chiese quanto avrebbero aspettato. Posò la mano sulla cornetta. Gli squilli le tremarono nel braccio. Il cuore le martellava. Cosa avrebbe detto la persona all'altro capo? Etta Hoffman, la poetessa, poteva rispondere poeticamente? Si ricordò che non era suo dovere. Parlare era la scelta del resto del mondo, dei John Campbell, dei Terry McAllister, delle Elizabeth O'Toole, ma soprattutto di Annie Teller e Tawna Mediu, che sperava potessero ancora condividere la Brie. Etta Hoffman, che non era sorda, aveva sempre preferito ascoltare, e i suoi giorni migliori forse stavano solo per cominciare. Alzò la cornetta e sentì all'altro capo qualcuno che tratteneva il respiro, come se non si aspettasse una risposta. Hoffman dischiuse le labbra secche e trovò una voce che non usava da mesi e che suonò spezzata come le prime parole di una donna sepolta che avesse appena visto un raggio di luce. «Pronto?»